Cominciamo tra pochissimo con Pietro Senaldi in una giornata di grandi polemiche. Pronto Luca Sappino che preside Palazzi a raccontarci quali sono appunto le polemiche politiche di giornata, ma poi vi portiamo anche al mare con Elena Testa e andiamo in Versilia. Insomma, non muovetevi da lì, cominciamo. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon pomeriggio Tiziana e buon pomeriggio a tutti a casa. Allora, vi racconteremo nel corso della puntata molte cose, tra le quali, prendete appunti, vi spiegheremo in che cosa consiste la vostra bolletta elettrica. Avete sentito che, insomma, aumentano e ce ne siamo accorti tutti. Proveremo a fare il punto su quello che troviamo, quindi cosa paghiamo quando stiamo pagando la bolletta elettrica, ma questo più avanti. Cominciamo con la pagina politica e quindi cominciamo con Luca Sappino. Tiziana, però possiamo partire proprio dalle bollette elettriche. Perché tutto si tiene. Poco fa la comunicazione è arrivata da Palazzo Chigi, esatto, di Mario Draghi, che sta rientrando da Bruxelles in questi minuti per preparare e predisporre il Consiglio dei Ministri che si terrà nella giornata di domani e che interverrà sul tema bollette, sul, diciamo, comparto di produzione energetica. Però Mario Draghi era a Bruxelles, l'abbiamo detto questa mattina, per un Consiglio europeo sulla crisi ucraina-russa. Ha anche rilasciato delle brevi dichiarazioni prima di, diciamo, prendere la via di Roma, in cui ha annunciato di fatto Draghi che andrà nei prossimi giorni da Putin a Mosca, cercando di perseguire la strada, diciamo, di una de-escalation delle tensioni, così ha detto Draghi, perché i segnali arrivati fino ad oggi, anche in queste ultime ore, non sono stati convincenti, e quindi dice Draghi dobbiamo essere pronti ad ogni eventualità. Però insomma è di rientro a Roma, si prepara il Consiglio dei Ministri di domani su temi economici, Consiglio dei Ministri che sarà molto probabilmente seguito da una conferenza stampa, auspichiamo in orario Tagadà. Ecco, però mentre succede questo, io sono, come vedi, davanti a Montecitorio, perché oggi invece è una giornata molto politica con molte dinamiche parlamentari. Succedono fondamentalmente due cose oggi qui alla Camera. La prima che ti direi è che si discuterà più avanti, quasi in serata, di un testo sul fine vita, o meglio sull'accanimento terapeutico, che riprende quindi i temi del referendum non ammesso ieri dalla Corte Costituzionale. Inutile dirti che è tema, diciamo, che divide anche i partiti della maggioranza. Banalmente la Lega è contraria e il Partito Democratico è favorevole, vediamo come andrà a finire. E poi però c'è anche un intermezzo balneari, se vogliamo, perché Fratelli d'Italia ha presentato una mozione sul tema Bolkestein, la direttiva europea sulla concorrenza. Chiede di fatto di giudicare inapplicabile la direttiva e quindi tornare indietro rispetto alla decisione appena assunta invece dal governo sulle concessioni balneari. Non proprio messaggi di affetto per l'alleato di coalizione. Evidentemente per, diciamo, Salvini per non tira una buona aria, diciamo, la Meloni gli manda posta quotidianamente. Esatto. Però Luca, approfitto della questione balneari. Ti segnalo quest'ultima cosa. Sì. Dimmi. No, prego, no. Per dirti che Fratelli d'Italia ha proprio fatto una conferenza stampa questa mattina sui balneari, e dicendo a Salvini, per bocca di Lollobrigida, il capogruppo qui alla Camera, che non è vero che il provvedimento fatto dal governo è a metà strada, come ha detto il segretario leghista, ma semmai è a metà strada, dice Lollobrigida, per chiudere un settore, per mettere in crisi in definitivamente gli operatori di un settore. No, a proposito dei balneari e quindi di tutte le polemiche che ci sono sul tema, io con Elena Testi vi porterei in un posto che ad Alessio non piace per niente, ma insomma no. Andiamo al mare, vediamo. Elena Peraltro Testi. Vicino a casa mia. Elena! Buon pomeriggio Tiziana, io mi trovo a Forte dei Marmi in Versilia, vi faccio vedere questa spiaggia, questo mare bellissimo, e qui come vedete ci sono in questo momento tanti piccoli paletti. Ebbene, durante l'estate qui ci sono decine e decine di ombrelloni, fino a dove si perde l'orizzonte per chilometri e chilometri. Qui invece ci sono gli stabilimenti balneari, vi dico che in questo momento all'interno c'è già movimento, chi ha le concessioni ormai da anni si sta attrezzando per la riapertura, concessioni che però, come diceva Luca Sappino,
il 31 gennaio del 2023 di fatto scadranno, e dal 1 gennaio del 2024 chi in questo momento si trova all'interno degli stabilimenti balneari o parteciperà a una gara oppure non potrà continuare ad avere questa concessione. Questo perché? Perché ritornano di fatto libere e chiunque, anche le microimprese, potranno diventare dei concessionari balneari e quindi l'estate aprire l'ombrellone. Noi dopo vi daremo i costi, vi diremo quanto è il giro d'affari e anno, ma anche quanto costano effettivamente queste concessioni, e vi do un piccolo anticipo, lo faremo anche dal Twiga, che insomma l'estate, come ben sappiamo, è preso d'assalto. Sì, immagino che d'estate la situazione sia un po' diversa da quella che vediamo adesso, mi confermi Alessio? Confermo. Un pochino più frequentato. Confermo, confermo. Sì. Allora, verrà a trovarci anche Emma Bonino, con lei commenteremo, essendo lei diciamo una veterana delle battaglie referendarie, commenteremo il risultato al momento, quello che ha deciso la Corte Costituzionale appunto sui referendum. Vado a salutare Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Ben trovato Pietro, come stai? Grazie, buongiorno, bene bene. Allora, piatto ricco, ma noi partiamo con Pietro. Da dove, Alessio? Dai referendum. L'hai citato a proposito di Emma Bonino, referendum sui diritti civili, però ieri è arrivato il via libera per 5 dei 6 quesiti referendari sulla giustizia. La prima pagina di Libero titola su questo: tocca a noi far giustizia. In primavera si vota, la consulta prova i quesiti che limitano lo strapotere delle toghe. Salvini esulta, l'occasione per cambiare il sistema dal basso. Allora Pietro, questa notizia accolta con esultanza, per usare il termine che voi usate, dalla Lega, come impatterà sull'attività del governo, la riforma della giustizia voluta dal governo? Insomma, ti ricorderai come noi che una settimana fa stavamo qua a commentare, era venerdì, appunto le parole della ministra Cartabia e del premier Draghi. Ma io credo che il governo se ne laverà le mani e procederà per la sua strada. Il Parlamento proverà a modificare, non si sa se ci riesce, 3 dei 5 quesiti, non quelli, e cercheranno di andare al voto solo con i quesiti sulla Severino e sulla custodia cautelare, che sono quelli, diciamo così, più impopolari. In altre parole, ci sarà, secondo me, che però sono anche quelli che a Salvini creano qualche problema in più, nel senso che la Meloni su quei due punti proprio, diciamo, si appresta a dare battaglia, no? Infatti, secondo me, adesso ci sarà un lavorio ai fianchi, da destra e da sinistra, ai fianchi di Salvini e di Forza Italia, per far fallire l'operazione referendaria. La sinistra dirà: certe cose si fanno in Parlamento, tanto poi non si fanno, e lo sappiamo tutti. La Meloni sale sulle barricate ovviamente del giustizialismo, e quindi cercheranno di mandare al massacro i referendum di Salvini, con delle discrete possibilità di successo, visto che praticamente tutti i referendum non hanno raggiunto il quorum, tranne il referendum in cui si trattava di mandare a casa Renzi, dove tutti gli italiani compattamente sono andati a votare. E andiamo avanti con le notizie, perché insomma oggi è giornata densa, direi. A proposito, scusami solo un secondo, io sì, non vorrei che questo si trasformasse come quello sulla riforma costituzionale, che era discutibile ma aveva anche delle cose positive, diciamocelo, si è trasformato in un voto pro o contro Renzi. Il rischio è che questo si trasformi in un voto pro o contro Salvini. Sì, sì, è chiaro quello che dici, dopodiché diciamo la questione della Severino, la questione anche della custodia cautelare in carcere, sono due questioni che, se riguardi le dichiarazioni di Salvini, oggettivamente lo pongono in una posizione diversa. Poi possiamo definirlo una posizione di maturazione politica, magari è questo, certo diversa dal passato, e certo su questo la Meloni ha un'autostrada, no, davanti. Sì, ma perché questi due referendum in particolare sono anche il portato dei radicali, no? Perché il referendum l'ha portato avanti i radicali innanzitutto e la Lega. Ovviamente tu sposi il blocco, è quello che non fa la Meloni, con delle ragioni politiche e anche giuridiche. Però noi sappiamo
che in politica a un certo punto uno si schiera, se uno comincia a dividere le cose, a spezzettarle, eccetera, eccetera, c'è sempre un motivo per chiamarsi fuori, c'è sempre un buon motivo per chiamarsi fuori da tutto. Chiaro, chiaro, chiaro. Però appunto questo è lo stato dell'arte. Nel frattempo Alessio, a proposito altre notizie? Di Parlamento e di lavorare in Parlamento, poi servono i numeri per far passare i provvedimenti, per farli vivere. Mille proroghe, arriva il bonus psicologo, si parla di 600 euro all'anno, una platea potenziale di 18.000 persone sarà parametrata in base all'ISEE, quindi speriamo che capitolo truffe, vedi sopra, super bonus, ci siano gli anticorpi. E poi, caos in commissione, il governo va sotto 4 volte, duro scontro sulla giustizia tra il Partito Democratico e la Lega. Luca, aiutami, ci sono reazioni, ecco, delle turbulenze oggi in commissione? Allora, il governo, ricordiamo, è andato sotto su 4 emendamenti, diciamo, dall'ILVA alla soglia del contante, che rimarrà quindi 2.000 euro. Io ti do la reazione ufficiale del governo, è quella di accettiamo la naturale dialettica parlamentare, questa diciamo è la formulazione sì. usata, e effettivamente anche lo stesso Salvini dice che non dobbiamo preoccuparci, che il governo va comunque avanti compatto. E Salvini però pochi minuti fa ha fatto una nota proprio sul voto sul contante, in cui rivendica il risultato positivo del lavoro, dice, di un centrodestra questa volta, aggiungiamo noi, compatto, che quindi ha eliminato il tetto che il governo aveva abbassato a 1.000 euro, l'ha rilasciato a 2.000. Pietro, semplicemente dobbiamo aspettarci che andremo avanti così, con questa dialettica, la normale dialettica, fino alla fine dell'anno? Fino alla fine dell'anno sicuramente, anche se la domanda è quando e se Salvini a un certo punto staccherà. Decide di staccare la spina. Però cioè secondo me questo non è di strettissima attualità. Si andrà dopo l'approvazione della finanziaria successiva e allora lì potremmo farci questa domanda. Cioè di quanto tempo stiamo parlando? 3-4 mesi prima del voto, secondo me. 3-4 mesi prima del voto, in modo da poter fare anche una campagna elettorale con le mani più libere, sì, mi stai dicendo questo. Sì. Io credo, non è che mi ha telefonato per dirmelo, però immagino. Senti Pietro, ma aiutami a misurare l'insofferenza dei partiti e persino dei ministri tecnici, le ultime critiche erano arrivate da Giannini, rispetto al Premier Draghi? Ma innanzitutto secondo me è un'insofferenza reciproca. Perché no? Diciamo, perdonami, così completo la domanda, perché quello che anche tu mi dici è che intanto ci sono degli appuntamenti elettorali, ci saranno le amministrative, tu dici non sarà quello il momento in cui Salvini stacca la spina, ma quando ci avvicineremo alle elezioni, quelle vere, la dico così, allora è possibile che lui qualche mese prima, per avere le mani libere, decida di uscire dal governo. E questo è certamente un elemento, quello delle elezioni, l'altro sì. elemento è il rapporto con Draghi, no? Sì, allora, è un rapporto difficoltoso per tutti, ma secondo me diventerà sempre più difficoltoso, perché ormai mi sembra piuttosto chiaro, no, che Draghi ambisse andare al Quirinale, innanzitutto perché è un ruolo molto importante che lui si meritava anche, ma secondariamente perché sapeva meglio di tutti che sarà un anno molto difficile. Le bollette, l'inflazione, il PIL che non cresce più come l'anno prossimo, bisognerà vedere poi quando ci sarà la vaccinazione in autunno, perché io non la vedo così facile portare gli italiani a fare la quarta dose, cioè secondo me sarà sì, più sì, facile, probabilmente le resistenze aumenteranno. Che gli altri fare, cioè io secondo me gli italiani sono piuttosto stufi, anche quelli che hanno fatto la terza dose, di iniettarsi loro e i loro figli. E questa battaglia per tenere il Green Pass oltre il limite razionale, oltre il virus, di cui Draghi si sta disinteressando, non è destinata a portare molta popolarità. Quindi secondo me, siccome sarà un anno molto difficile, e qui sarà il gioco a non intestarsi troppo Draghi, perché se ti intesti Draghi ti intesti anche tutte quelle che sono le difficoltà del governo, e questa sarà la difficoltà secondo me di Letta da qui a venire, perché prima o poi inizieranno. Letta non può stare sempre fermo, lui adesso sta crescendo perché sta fermo, però non è una tattica che non può andare avanti in eterno, è come la tattica della Meloni, no? Perché la Meloni dovrebbe studiarsi la storia del PC, che è stato a lungo, non il primo partito, ma comunque un partito imponente per decenni e non è mai andato al governo.
Sì, poi c'è chi dice che basta guardare il Movimento 5 Stelle per sapere che se poi fai il pieno di voti sono gli altri che ti vengono a cercare e diventano ragionevoli, però questo lo vedremo. Intanto le ultime affermazioni della Meloni. Prima faccio un passo indietro soltanto per il capitolo quarta dose, perché è arrivato poco fa dal direttore generale dell'EMA Cavaleri uno statement, una dichiarazione. Per il momento si non parla soltanto per gli immunodepressi e per le persone fragili, per gli altri no, non ci sono elementi clinici di rilievo. Sì, poi anche lì andranno individuate bene le categorie dei fragili, perché come sappiamo anche a partire dalla prima vaccinazione quella categoria, cioè sotto quella definizione, sono entrate varie categorie, bisognerà tant'è poi che ci hanno chiamato capire, in studio in tanti per esatto, per capire. Sono o non sono fragile, vale basta solo dire che i cinquantenni sono fragili, no? Adesso i cinquantenni no, appunto tutti, dico, poi lì bisognerà essere non precisi di più, fare le categorie, le sottocategorie, eccetera, eccetera. Alessio. Twitter di Giorgia Meloni: voglio rappresentare tutte le persone che si riconoscono nel campo politico e culturale del centrodestra e che non vogliono più assistere a governi di compromesso con la sinistra, questo è il mio impegno. E poi metto una sua foto, sono fieramente una persona di destra. Allora, qui torniamo al ruolo della Meloni in questo momento. Pietro, il tema è una specie di goccia cinese quella della Meloni, cioè tutti i giorni sì, c'è un messaggio di questo tipo. La domanda che ti faccio io, perché lei tra l'altro ha anche detto qui non si può parlare di incomprensioni, qui stiamo ragionando di temi, sono chiacchiere e poi alla fine quando sarà il momento e si andrà al voto noi vedremo comunque la coalizione di centrodestra, oppure si sta consumando oggettivamente una rottura? Allora, secondo me la rottura non è tanto tra gli schieramenti quanto tra i leader. Secondo me il problema della Meloni, cioè non il problema, l'insofferenza della Meloni non è tanto nei confronti della Lega, perché la Meloni capisce benissimo che esiste la Lega, un partito, ma è una insofferenza reciproca nei confronti del leader, che da quello che penso è, magari è partita da Salvini in piccole dosi, però diciamo così adesso la Meloni l'ha sviluppata in dosi. Perché diciamo dice così, partita da Salvini? Aiutami a ricordare l'incipit. Ma insomma, noi tutti sappiamo che nel progetto iniziale di Salvini c'era la vocazione maggioritaria della Lega e tendeva a, Salvini aveva il vento in poppa e quindi non dialogava più del necessario con la Meloni, anzi magari dialogava addirittura meno del necessario. E questo secondo me rispondeva a un progetto politico, magari anche a una non particolare simpatia o un particolare affiatamento, ma tutto questo gli sta ritornando elevato a potenza secondo me. Perché poi succede che uno se lo ricorda e ricambia. Allora andiamo in pubblicità per qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Pietro, resta lì, eh. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia di Pietro Senaldi con direttore di Libero. Alessio, da dove partiamo? Faccio vedere ansa.it, l'apertura Ucraina, le parole del nostro presidente del Consiglio Draghi. Presto a Mosca, per adesso nessun segnale di de-escalation, che anche la linea che avrebbe suggerito all'ONU, gli Stati Uniti, che avrebbero suggerito gli Stati Uniti d'America all'ONU. Nella notte la Casa Bianca aveva affermato che quello del ritiro delle truppe era un annuncio falso da parte della Russia, che ha schierato altri 7.000 soldati. Senti Pietro, intanto ti chiedo che ruolo abbiamo giocato fino a questo momento, se l'abbiamo giocato. Draghi che dice presto andrà anche lui in Ucraina, ma in Ucraina va? O va a parlare con Putin? Scusami. Con Putin. Con Putin, quindi a Mosca. E l'altro elemento è, noi stiamo già vedendo i risultati di un problema lì, e lo stiamo vedendo sul caro bollette. Rispetto a questo si parla di metterci, intanto per la parte sostegni, tra i 4 e i 7 miliardi. Siamo tempestivi, è la risposta giusta? Prego Pietro. Ma la risposta giusta, è chiaro che il caro bollette rischia di vanificare la ripresa, perché le aziende pagano il doppio per produrre, l'inflazione è già partita, e quindi non è né giusto né sbagliato, è l'unica cosa da fare, però è chiaro che sono soldi che ti servono per tirare avanti un po', ma non sono sì, una soluzione definitiva, cioè solo definitiva un tamponare la situazione sì, per un tempo X.
Certo, la verità è che non è solo la Russia che specula sul caro bollette, anche gli Stati Uniti, oltre ai paesi arabi, anzi a me risulta che, ovviamente quel che leggo e sento, risulta che la Russia in realtà vorrebbe aumentare la produzione e quindi abbassare il prezzo delle materie prime, invece gli Stati Uniti e i paesi arabi sono contrari. Io credo che l'Italia abbia poco da fare, sono contento che Draghi vada da Putin, almeno potrà trattare qualcuno con la Russia senza essere accusato di essere un filo putiniano. Ecco, almeno se ci fa Draghi poi ci potranno andare anche gli altri, no? Diciamo così, perché hanno accusato di essere putiniano. Tra l'altro Prodi, ospite della trasmissione della 7, aveva appunto suggerito parlate con Putin, trovate una strada con Putin, quindi come vedi. Allora, grazie a Pietro Senaldi, grazie davvero per essere stato con noi. Vado a salutare, intanto facciamo entrare con le trombe. Che altro, Alessio? Anche basta. Anche basta? David Farenzo, che su questa rete accoglienza accogliente e calorosa, buongiorno, buon pomeriggio. Insieme a Concita De Gregorio, come stai, David? Bene, grazie, bene. Molto bene. Bene, vado a salutare Lucia Azzolina, Movimento 5 Stelle. Onorevole Azzolina, ben trovata. Ben trovata anche a lei, io vi sento però non vi vedo, quindi questo ho non è bello. Il collegamento. Ho provato a ricollegarmi perché vi sento ma non vi vedo. Adesso capiamo come fare. Saluto l'onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, ben trovato Donzelli. Buonasera, io vi sento e purtroppo vedo anche Parenzo. Non si fa così. Fatemi il primo piano, però vede anche me, Donzelli. Eh? Esatto, molto meglio. Ci sono dei vantaggi. Ci considerando sono dei vantaggi. Che anch'io ho appena finito di mangiare. Allora apritemi, sappino. Dai, su, però non cominciate così. Vi prego. Con affetto, con affetto. Si dicono queste prima cose. Prima di gestio, fit Luca in ore, Sappino, dicono i latini. Riparto da te. Tema del giorno. Dammi il titolo. Credo che sia, forse dovrei dire, polemica del giorno. Probabilmente credo che abbia a che fare con i referendum. Dimmi. No, non mi vedo. Sì, senza dubbio, non solo perché Salvini è tornato a chiedere, cioè, o meglio, ha cominciato a chiedere un election day sui referendum approvati, sui diciamo i referendum superstiti, dice per risparmiare 200 milioni di euro, probabilmente c'è anche una preoccupazione sul raggiungimento del quorum, quei referendum rimasti. E poi perché in realtà il calendario della Camera ci ha messo del suo e quindi se ieri era arrivata la bocciatura del, tra gli altri, dell'altro ieri in realtà, del referendum sull'eutanasia, oggi il tema è proprio nel calendario della Camera, si voterà più tardi nel pomeriggio un emendamento che potrebbe cancellarlo, una legge che cerca di regolamentare proprio quel fine vita. Il fine vita, ok. Sì, in realtà è una proposta di legge che cerca di mettere diciamo delle norme sul piatto e però Salvini ha già detto che lui no, diciamo che oggi sul fine vita si vota un certo numero di emendamenti, il primo dei quali potrebbe cancellare proprio il tema, quindi ovviamente grande attenzione, tra l'altro credo con voto segreto, quindi diciamo è una roba da tenere d'occhio, ma succederà oggi nel tardo pomeriggio, giusto Luca? Esattamente, okay. Esattamente. Dalle allora, 18 più avanti arriva Emma Bonino, volto storico del Partito Radicale, tante battaglie si è intestata, no? Tante battaglie referendarie, parleremo di questo tema, ma intanto cosa è successo ieri? Ieri è successo che la Corte Costituzionale si è espressa, ricordiamolo, i referendum erano 8, 5 sono passati e ad un certo punto Amato, che è Presidente della Corte Costituzionale, ha rilasciato delle dichiarazioni, si è lasciato intervistare, era proprio una conferenza stampa, no? Abbiamo messo insieme quello che ha detto Amato e anche le reazioni, vediamo. Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum, io dico, sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Quello è un clamoroso errore di Giuliano Amato. E le sostanze stupefacenti delle tabelle 1 e 3 non includono neppure la cannabis, che è nella tabella 2. Le tabelle alle quali lui fa riferimento riguardano esattamente la cannabis. Ma includono le cosiddette droghe pesanti. Leggere o sentire che chi ha preso la decisione che abbiamo preso ieri non sa che cos'è la sofferenza mi ha ferito
ha ferito tutti noi e ci ha ferito ingiustamente. Sull'eutanasia e sulla coltivazione domestica della cannabis in particolare, su entrambi questi temi sono in corso di valutazione ed esame qui in Parlamento dei progetti normativi molto strutturati. È la parola eutanasia che ha portato tutto questo. Il referendum era sull'omicidio del consenziente. La risposta migliore la debba dare il Parlamento. Abbiamo invece dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati. La separazione delle carriere è un atto di civiltà. Chi indaga, indaga, chi giudica, giudica. Allora, intanto vorrei sentire sia l'onorevole Azzurina che l'onorevole Donzelli su un punto, perché Giuliano Amato ieri ha strigliato il Parlamento, non saprei come dirlo meglio, e per esempio sul fine vita, l'eutanasia, però lui dice, attenzione perché era un omicidio del consenziente, Amato ha detto che non dedicate voi parlamentari abbastanza tempo a cercare di trovare le soluzioni su questi temi valoriali, che è, insomma, una critica non proprio da nulla. Parto dall'onorevole Azzurina e arrivo da Donzelli. Prego. Grazie. Io ovviamente rispetto le decisioni della Corte Costituzionale, però non mi risulta in ogni caso che sia compito della Corte dare delle funzioni di indirizzo politico. Io penso che le decisioni che sono state prese allontanano forse ancora di più le istituzioni dai cittadini, perché alla fine 2 milioni di persone avevano firmato per quei referendum. Però voglio rispondere alla domanda che lei mi ha fatto. Sicuramente il Parlamento deve assumersi tutte le sue responsabilità rispetto a questi temi e dare una risposta ai cittadini. Ci sono 2 proposte di legge anche del Movimento 5 Stelle che riguardano la cannabis, che riguardano l'eutanasia, e io mi aspetto adesso che senza troppi giochini, senza troppe alleanze, a me non interessa il centro, il centrino, destra o sinistra, su questi temi, che sono anche secondo me legati ad un'alleanza progressista, si possano prendere delle decisioni tutti insieme, ovviamente con la maggior parte del consenso possibile, perché sono i cittadini che ce lo chiedono e non dobbiamo tirarci indietro, e non vorrei mai che finisse come con il DDL Zan. Sentiamo anche Donzelli, adesso arrivo. Noi ovviamente auspichiamo invece, ecco, mettiamola così, è l'occasione per gli altri partiti che si definiscono nel centrodestra di dimostrare se vogliono stare nel centrodestra o con la sinistra. No, però al di là del merito, no? Al di là del merito rispetto alle singole questioni, certo. Io vi ponevo una domanda preliminare. Fugo. Quando Amato dice su scelte così complicate, su temi così delicati, su temi che investono i valori, è giusto che il Parlamento si assuma la responsabilità, certo. Perché poi, per carità, il popolo, festeggiamo, andiamo noi, tocca a noi, dopodiché voi siete eletti e ci rappresentate, quindi io mi aspetto che voi prendiate delle decisioni, e dice Amato, perché non le prendete? In questo senso vi bacchetta, ha ragione o ha torto Amato? Ha ragione perfettamente, ma non è sua competenza farlo. Non è sua competenza bacchettarvi, lei dice. No, ha ragione come cittadino, è l'opinione che abbiamo anche noi come parlamentari di opposizione, tutte le volte che richiediamo al governo di parlare dei temi e di non portare soltanto la fiducia, richiamiamo la maggioranza a stare sui temi del Parlamento e nel dibattito e non a trasformare il Parlamento in un votificio. Quindi sono perfettamente d'accordo e mi ritrovo con le parole di Amato, ma reputo che non spetti al ruolo che sta ricoprendo adesso quello di dare indirizzi al Parlamento. Eventualmente, anche se con molta delicatezza, può essere il ruolo del Presidente della Repubblica. Non lo so se Amato si era già indirizzato in una strada. Dice se si è confuso. Allora, l'equilibrio dei poteri non spetta a lui dirlo. Dopodiché ha ragione. Ok, Alessio, e arrivo da... Vi do un aggiornamento rispetto alle notizie che abbiamo dato prima sulla Russia, perché l'aggiornamento è non da poco. Andiamo su Corriere.it, gli Stati Uniti d'America, l'ONU, invasione russa imminente, e poco fa la TASS ha reso noto che il vice ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, che si chiama Bart Gorman, è stato espulso dalla Russia. Allora, quindi cerchiamo di capire meglio, segnali... non è la prima volta che dall'America arriva l'indicazione sta per succedere, quindi io mi auguro... No. Che ovviamente già tutti ieri auguriamo era che sia un falso allarme, però giustamente tu arriva la notizia e ci informi e la teniamo d'occhio, insomma, ve le diamo in tempo reale. Ti chiedo di aiutarmi, Parenzo, a mettere in fila. Allora,
Amato dice una cosa, poi dopo il merito del referendum ce lo andremo a vedere, certo. Poi ne parlerò anche con la Bonino, ma la questione che pongo io viene un attimo prima, cioè quando Amato dice siete voi che su alcuni temi particolarmente delicati dovete legiferare, sta facendo una cosa irrituale, perché anche la conferenza stampa insomma ci ha colpito, no? E il rituale ma giusta, il rituale sbagliata, sta entrando nel merito, sta facendo una cosa che lui non dovrebbe fare. E ha detto bene, è irrituale la conferenza stampa perché i giudici costituzionali parlano assumono attraverso le loro sentenze, basta. Esatto. Scrivono le motivazioni per le quali un quesito viene accettato, rigettato, accolto, oppure no, lo argomentano dal punto di vista giuridico e quindi sono i custodi della, in questo senso della normativa, della Costituzione. È irrituale, però non è neanche detto che questa irritualità sia di per sé negativa, senza entrare nel merito delle decisioni. Sì, appunto. Cioè il fatto che il Presidente in qualche modo metta la faccia e si sottoponga, nell'epoca nella quale viviamo, e si sottoponga anche a delle domande da Presidente della Corte, che è quello che ha, come dire, coordinato il lavoro dei 15 giudici della Consulta, può essere anche una modalità trasparente e forse anche di rispetto verso quei cittadini che erano andati a votare. E io ero tra quelli, io ad esempio sono tra quelli che sono andati. Cioè il punto che poneva l'onorevole Azzolina da subito, no? Però sì. In realtà c'è tanta gente che è andata, si è spesa. Certo. Io l'ho vista anche come una forma di rispetto, attenzione. Rispetto alla pubblica opinione, a chi è andato. Io ad esempio sono tra quelli, sono andato a firmare per il referendum, tutti, nonostante non li condivida tutti. Anzi, a qualcuno voterò no su qualche tema, qualcuno non ritirerò la scheda e altri voterò ovviamente sì. Ma ciò nonostante credo che sia un grande momento quello, anzi un'occasione per discutere di quei temi, anche se il referendum non va a buon fine. Allora, tornando alla tua domanda, mi sembra interessante che comunque il Presidente della Corte per la prima volta, addirittura decide di sottoporsi alle domande, ci mette la faccia, come si direbbe, ci mette la faccia e spiega perché una decisione, quindi non sono le segrete stanze, non è un luogo inaccessibile. Dopodiché ricordiamolo di nuovo, 8 quesiti, sono passati 5 quesiti, e questi 5 quesiti sono passati, sono tutti relativi alla giustizia, e sono tutti quesiti, in particolare 2 che piacciono moltissimo a Donzelli. Piace moltissimo a Donzelli il quesito relativo alla legge Severino, quindi chi ha... però intanto è passato adesso, e poi Salvini ha detto vittoria, vittoria, quindi... Adesso non gli piace quella della legge prima Severino. Prima gli piaceva. Quando stavano alleati con Berlusca, mai una parola su quel tema lì. Cioè il tema è, loro fanno benissimo a fare le loro battaglie identitarie, ma guarda caso adesso che non c'è più l'alleanza con Forza Italia, l'altro che gli piace moltissimo è quello su carcere preventivo pure, cioè eliminare la possibilità del carcere preventivo. Beh, per anche quella è una reati. Misura di assoluta civiltà. Vorrei sentire l'opinione di Donzelli. Donzelli, prego, onorevole Donzelli. Allora, noi sul carcere preventivo ovviamente deve essere limitato il più possibile, ma se dovesse passare il referendum così com'è, toglieremmo uno strumento importante alla giustizia, alle forze dell'ordine, a chi deve difendere i cittadini rispetto allo spaccio, perché siccome si parla della reiterazione dei reati, che non deve essere strumento, lo spacciatore abituale non può essere arrestato finché non si arriva al giudizio di terzo grado, e il tempo che con la giustizia italiana si arriva al giudizio di terzo grado, quello continua a spacciare, continua quindi a delinquere, a creare insicurezza in mezzo alle strade, quindi in quel caso il carcere preventivo secondo noi per alcuni tipi di reati è una misura. E lei come se lo spiega, Donzelli, che Salvini diceva vittoria vittoria, ha detto esatto. Subito vittoria vittoria, e a me è venuta in mente l'immagine di Salvini al citofono, se lo ricorderà. Guardi, non lo so. Cosa pensa che sia accaduto? Vi invito a chiederlo a Salvini. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non raccoglievamo le firme per questi 2 quesiti, le abbiamo raccolte per gli altri quesiti che sono giusti e di estrema civiltà. Però può essere che Salvini abbia avuto una maturazione che voi ancora non avete avuto? Ripeto, chiedetela a Salvini, non so se è maturazione quella di dire che non bisogna mettere in carcere gli spacciatori, non mi permetto di esprimermi su Salvini. Io credo che a chi abita nelle periferie delle nostre città sapere che non potranno più essere arrestati gli spacciatori che gli stanno sotto un po' lo spaventi.
Dopodiché credo che non sia giustizia nemmeno questa, perché poi sappiamo benissimo che quando si arriva al terzo grado di giudizio molti di questi hanno fatto perdere le tracce e quindi non verranno mai arrestati. Quindi su alcune cose io credo che quando si interviene con il referendum, come sulla Severino, si interviene per aprire un dibattito e per modificare con forza delle norme. Ma poi, che non si può fare semplicemente col referendum. Azzolina, voi che indicazione darete come Movimento 5 Stelle? Però volevo spiegare anche la Severino dopo. Aspetti. Che c'ho un sacco di temi, donzella. Ma allora, dei quesiti referendari, io credo sulla giustizia che alcuni potrebbero anche risolversi prima, nel caso in cui passasse la riforma di cui si sta discutendo e che arriverà in Parlamento, penso, entro pochissimo tempo, anche la riforma del CSM. Però se lei mi chiede proprio a me, Lucia Azzolina, cosa pensa, per esempio, del quesito sulla Severino, lei capisce bene che io non capirei mai per quale motivo una persona che ha una condanna definitiva per mafia, per corruzione, per qualche altro reato, debba ambire a delle cariche all'interno delle istituzioni. Sinceramente non lo trovo moralmente corretto, perché un cittadino non potrebbe fare nemmeno un concorso, e allora per quale motivo? Bisognerebbe addirittura perché deve diventare parlamentare. Però Davide, noi abbiamo capito se Conte rispetto al referendum ha dato un'indicazione univoca. No, cioè, io se non c'è l'ho già capito, l'ho ascoltato, non la c'è, moviola non la, c'è. Giustamente Lucia Azzolina dice, se lo chiede a me, io per esempio mi sembra però Severino. Chiaro che su un tema come questo, è un tema talmente identitario per i 5 Stelle. Però appunto sarà questa la posizione anche del Movimento, immagino, no? Esatto. Sì, questa, dottoressa Perella, è evidente. Per evitare di dare informazioni scorrette, la legge Severino, perché se no non si danno delle informazioni, non è che impedisce, è vero che impedisce di candidarsi a quelli che sono condannati in via definitiva, ma sospende eventualmente un sindaco che ha ricevuto magari una condanna in primo grado e poi viene riconosciuto innocente in secondo e terzo grado. Siccome nello Stato di diritto uno è innocente fino al terzo grado di giudizio, togliere dei diritti politici a qualcuno quando ancora può essere innocente è un problema. Questo è il motivo per cui noi vorremmo modificare fortemente la Severino, ma siamo contrari all'abolizione, perché uno che è condannato... il referendum è sull'abolizione della Severino. Esatto, questo è il motivo per cui sto spiegando che Fratelli d'Italia è contrario al referendum, ma perché non si può abolire la Severino. Ma invece bisognerebbe intervenire sulla Severino, dice l'onorevole Donzelli. Per quel pezzo lì, per chi non è condannato in terzo grado, che è un tema che pongono moltissimi sindaci, per esempio, perché quello è un tema. Allora, facciamo una cosa però, perché di referendum poi noi continueremo a parlare nel corso della puntata, anche per spiegarvi esattamente cosa sta accadendo poi, perché alcune macchine si sono messe in moto. Dopodiché i guai, diciamo, non finiscono mai, e domani c'è il Consiglio dei Ministri. Si dovrebbe parlare del caro bollette. Udite, sappiamo che le imprese sono sul piede di guerra perché i costi sono diventati già oggi insostenibili. Oggi è la giornata degli agricoltori e degli allevatori che sono scesi in protesta. Vi faccio vedere il servizio e arrivo dagli ospiti. Forse Salvo Catalano come suggerimento. La situazione è molto grave, le bollette sono raddoppiate, come è raddoppiato un po' tutto, il mangiare per gli animali, i prodotti che ci servono, l'approvvigionamento. Non vediamo futuro, cioè tutti questi aumenti che ci sono, non vediamo futuro di più. Non ci sono proporzioni più. Il concime l'anno scorso veniva a costare 25 euro a quintale, quest'anno costa 100 euro a quintale. Stiamo parlando del concime. Perché non aumentano la carne o il latte come hanno fatto con il concime? Il gasolio è aumentato del 100%, 6 mesi fa era 50 centesimi, adesso ha superato 1 euro. E il gasolio agricolo è indispensabile. Tutto quello che si compra è tutto aumentato, tranne il latte che invece va a diminuire, perché non si può chiudere un'azienda agricola così e poi riprendere. Le vacche devono mangiare, devono andare avanti. Io oggi nella mia azienda ho più di 5.000 euro al mese di costi in più.
tra mangime e carburante. La luce e quindi in collegamento anche il consumo dell'acqua. Tra l'altro poi anche il mercato non aiuta, perché in questo momento i prezzi del limone stanno scendendo. Quello che deve fare la politica è velocizzare, sicuramente sui fondi del PNRR in maniera immediata, per poter fare impianti fotovoltaici sui tetti delle nostre aziende zootecniche, delle nostre aziende agricole, e permetterebbe ovviamente una riduzione dei costi immediata. Stanco per l'età e arrabbiato, perché è una vita che uno lavora e poi si vede trattato in questo modo delle istituzioni, di tutti. O intervengono sugli aumenti dei prezzi che noi andiamo a mettere sul mercato, oppure intervengono sui costi di produzione. Altrimenti dobbiamo chiudere. Allora, Parenzo, il tema è che, diciamo, noi lo stiamo raccontando da giorni, no? Perché si comincia a sentire, quindi molte categorie cominciano a dire noi moriamo in questo modo. Ora, domani c'è il Consiglio dei Ministri, vediamo che cosa si decide. E che quando ascolti le voci delle categorie che scendono in piazza, immediatamente è come se tu potessi misurare lo spread che c'è tra il boom economico di cui abbiamo sentito parlare, no? La crescita del paese, il nostro futuro meraviglioso, e un presente che francamente è un presente di difficoltà, enorme difficoltà in alcuni casi. Beh, così, secondo me il governo però se ne rende conto, nel senso che ci sono tre fattori che sono drammatici: l'inflazione, il caro energia, e le due cose anche spesso sono strettamente collegate, quindi tu hai il carrello della spesa bollente, il caro energia che provoca questa cosa che i produttori ti stavano raccontando, e i salari bassi. Allora, se tu metti insieme queste tre cose, è una cluster bomb. E quindi, diciamo, no, sono peraltro tre con fattori, aziende che hanno già sopportato due anni di pandemia. Con aziende, esatto. Quindi con tu aziende stavi che davanti escono alla, dalla situazione all'ipotesi della ripresa. Della quindi, pandemia. Diciamo, il quadro è questo qui. In tutto questo, poi tu, è chiaro che hai una parte di paese che per fortuna va. Cioè hai dei settori che sono quegli indicatori che vengono raccontati. Tu però devi dare risposta a questa parte di paese, diciamo, cioè a quelli che a fine stipendio avanza troppo mese, per dirla con una cosa che sembra uno slogan. No, esattamente il rovescio del concetto. A fine stipendio avanza troppo mese. Quanti sono quelli del a fine stipendio avanza troppo mese? Sono tanti. Indubbiamente. Sono tanti, tant'è che la risposta, Draghi ce l'ha spiegato bene venerdì scorso, aveva detto noi dobbiamo seguire due direttrici, da una parte i sostegni, dall'altra parte le risposte strutturali. Ora, io ero bambina che sentivo parlare di risposte strutturali, quindi diciamo qualche dubbio sui tempi di realizzazione. Però chiedo all'onorevole Donzelli, intanto sui sostegni si parla di cifre che viaggiano tra i 4 e i 7 miliardi. Sono pochi, sono abbastanza, è necessario che arrivino subito, siamo tempestivi, siamo già in ritardo. Prego Donzelli, arrivo da Alessio. Novità su questo fronte? Sì, su questo fronte. Aspetti Donzelli, così integro la domanda con quello che ci dice Alessio. La richiesta della Lega, annunciata poco fa da Salvini, è di arrivare fino a 8 miliardi, okay. Sarebbe il minimo che viene richiesto per far fronte a questo tema, e aggiunge Salvini una postilla non da poco: se si devono fare scostamenti di bilancio, quindi se si deve fare altro debito oltre i 180 miliardi che abbiamo già fatto dall'inizio della pandemia, si facciano, ed un tema sul quale Draghi ha molte remore. E invece sappiamo che Draghi è assolutamente contrario all'ipotesi dello scostamento di bilancio, che, lo diciamo chiaro chiaro a casa, è debito, ed è debito per i nostri figli, insomma è la solita storia. Dopodiché, se poi è necessario per non far morire le aziende, prego l'onorevole Donzelli. Si parla di cifre irrisorie e offensive. Prima di arrivare alle cifre però voglio dire una cosa semplice, perché altrimenti l'opposizione è sempre quella che critica e basta. C'è una proposta immediata da fare: lo Stato non deve lucrare su questo aumento del costo dell'energia, perché oggi nelle bollette c'è il 10% di IVA, almeno il 10% di IVA. Questo cosa comporta? Comporta che quando l'aumento del costo dell'energia, lo Stato ci ha guadagnato sopra. Se c'è un aumento del caro bollette di circa 90 miliardi, si prevede nel prossimo anno 9 miliardi di incasso di IVA che non era preventivato. Allora, l'unica cosa che bisogna fare immediatamente è stabilire che l'IVA si calcola sul costo dell'energia precedente ai rincari, perché altrimenti in questo caso le famiglie, i cittadini ci rimettono. Di modo che ci sarebbe guadagna un mancato guadagno, ma non un esborso dello Stato, per capirci.
E certo, questa sarebbe un'operazione a costo zero. E mi fa effetto, questa operazione a costo zero sarebbe un risparmio per il paese reale, per la nazione, per le famiglie, per le imprese, di circa 8 miliardi. E il governo prevede di stanziare meno di quanto andrà a guadagnare con questo elemento del caro energia. Quindi si arriva al paradosso che se il governo dà sotto gli 8-9 miliardi, per il governo l'affare, caro bollette, è un guadagno, mentre per i cittadini rimane una tragedia, perché se si parla di 90 miliardi, se ne dai 8 è evidente che sei completamente fuori misura rispetto alle esigenze reali che ha la nazione. Quindi intanto la prima cosa è eliminare l'IVA, perché il governo non può guadagnare, lucrare. Eliminare il guadagno, emergenza. L'eccesso, diciamo, quello che sarebbe IVA. Di più rispetto a quello che era l'anno scorso. Questo per è a capirci. Costo zero. Questo okay. Si può fare a costo zero. Onorevole Azzolina, a me non sembra una cattiva idea. Beh, però non è a costo zero, però, Perché non, non è, tecnicamente, ha ragione, non è una proposta, non sto criticando, potrebbe essere anzi una buona idea. Cioè, se però, loro dicono rispetto a quanto costava ieri, però tu prendevi il 10%. Sono comunque mancate entrate per lo Stato, ma non è a costo zero. Mancate entrate legate all'aumento, certo. Quindi tu non esatto, guadagni non sono sull'aumento. Sono comunque delle mancate entrate, certo, in un momento in cui comunque lo Stato ha già debito, sono soldi comunque in meno che ti entrano, no? Quello comunque no, è... però non è una proposta, è una proposta. Loro dicono ti entrano gli stessi soldi che ti entravano l'anno scorso, sì, non guadagni, non sulla guadagni sull'aumento che loro hanno fatto, comunque è. Sono soldi in meno che lo Stato incassa, cioè, vabbè, incasserebbe se prendesse l'IVA sopra il 10%. Certo. Onorevole Azzolina, ma non è una proposta così fuori dal mondo? No, mi sembra anzi, francamente una proposta interessante. Non ho detto che fuori onorevole Azzolina. Beh, sicuramente bisogna agire il più velocemente possibile. Noi del Movimento 5 Stelle lo ribadiamo ormai forse da più settimane, al di là dei soldi stanziati che il governo vuole stanziare, 6, 7, 8 miliardi, anche noi del Movimento 5 Stelle avevamo detto che se fosse necessario anche uno scostamento di bilancio, lo so bene che è debito che verrà purtroppo portato poi sulle spalle dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, però in questo momento c'è un'urgenza. È anche evidente però che la politica, come ha giustamente detto Draghi, non può rispondere soltanto all'ICET nunca, all'urgenza di oggi. Qui bisogna pensare anche a delle misure strutturali. E ho sentito sì, prima per esempio, trivellare un altro diceva... po' a lei andrebbe bene, perché Mario Di Stefano ha detto che lui sul TAP ha cambiato idea. Guardi, noi qui stiamo parlando di risolvere i problemi delle bollette di questi mesi con o trivellazioni o qualcuno parla di centrali nucleari, per cui chissà quanti anni ci vogliono. Penso che sia molto più ragionevole quello che per esempio ha detto nel filmato il signore di prima, quando diceva perché non iniziare a mettere tutti i pannelli sopra le nostre aziende o sopra le scuole, come ho sentito dire anche recentemente. Io non sono un'esperta di politiche energetiche, però penso che tutto bisogna fare tranne continuare a inquinare ancora di più il nostro pianeta, perché non siamo già messi bene. I nostri giovani ragazzi questo ce lo ribadiscono ogni giorno. A proposito, beh, ad esempio, però l'efficientamento energetico delle scuole, sì, o delle case, già quello avrebbe fatto risparmiare anche all'utente, sì, stesso. Sì, ma ci sono anche dei soldi stanziati, esatto, in questa, certo, direzione, certo. Perché non l'abbiamo fatto? Punto di domanda. Sono due anni e più che se ne che parla di questa fatto, cosa. Perché quindi, poi magari se, certo, ci interroghiamo pure su questo... E arriviamo a capire quanto, però, le cose, vedi, sono fattibili quando si e quanto parla, non lo quando sono. Anche qui noi parliamo di efficientamento energetico e di messa a norma delle nostre case, cambiando gli infissi con tutti gli incentivi che sono stati dati. Poi è chiaro che parliamo anche di questo, cioè il risparmio non è solo per l'ambiente, ne ha un vantaggio anche il consumatore, perché spendi Perenzo, molto meno posso... per scaldarti. Cioè, se perché alla fine, se no, sembra che il tema ambientale riguardi no, solo no, Greta, no? Certo, dici, certo, no, l'ha certo, detto Greta. Cioè, no, quella è una questione di Triccine, una questione di sostanza. E ci si divide, diciamo, tra no, ambientalisti, invece è non è così. Che diceva onorevole Azzolina, perché poi a proposito sempre di riprese economiche, vi faccio fare un passo ulteriore. Che tutto quello che è stato fatto dal Movimento 5 Stelle per il super bonus, al di là delle polemiche che ci sono state, lo so, le frodi vanno pulite, ma in quella direzione, però quel va in quella direzione, esatto, proprio per l'efficientamento energetico, pensate a tutti i condomini, alle case, quindi è stata un'ottima misura che tra l'altro ha risollevato un settore, quello edilizio, che era veramente in difficoltà. Allora, a proposito di ripresa economica, altro tema di discussione è, sta arrivando l'estate, bisogna fare in modo che vengano i turisti, perché così almeno il paese si riprende, e porcaccia la miseria, abbiamo il Green Pass. E allora c'è chi dice basta con questo Green Pass, è un disincentivo
alla ripresa del settore turistico. In questa direzione, per esempio, si è espresso il ministro del turismo, no? Sì, Garavaglia. E tra l'altro poco fa, a margine di questo, nell'ottica di provvedimenti di riapertura, è stato annunciato che i bar riaperti nei cinema e nei teatri si potrà dal 10 marzo, ma c'è chi chiede di più, c'è chi chiede di avere deroghe o di cancellare provvedimenti in relazione alle presenze turistiche, agli arrivi. Agli arrivi, stranieri, appunto, anche, appunto. Ma noi siamo andati a vedere se per i turisti effettivamente il Green Pass è un impedimento oppure no. Fatemi vedere. Arrivo di Zurigo, ma... Ma hai avuto un po' di dubbi a venire in Italia per via delle restrizioni? No. Il Green Pass in versione italiana non ti spaventa? No, no, va bene così. Non sono spaventata delle restrizioni perché comunque Italia ce l'ho nel cuore, Italia è un bel paese e credo che valga la pena lo stesso. Lo straniero che viene in Italia sa che esiste il Green Pass, un po' perché viene anche istruito dall'agenzia di viaggio e dal tour operator esteri, e quindi ormai sono abbastanza informati, sono abbastanza allineati, si sono abituati come se ne fossero fatti una ragione. Ci sono paesi nel resto del continente, nel resto dell'Unione, che hanno iniziato prima a rilassare le restrizioni in essere circa la pandemia. Per esempio il Regno Unito, dal 21 febbraio c'è un annuncio del Premier che vuole una vita, che dice che ci sarà una vita più o meno normale. Per esempio la Francia, che conta entro fine marzo anche di ritornare più o meno alla normalità. La Germania ha un piano in 3 step che entro il 20, che finirà il 20 marzo. Da noi ancora ci sono delle restrizioni in vigore, però ecco, non è che parlerei di difficoltà, si tratta di mostrare un Green Pass in un locale, ecco. Ma come la figuola? È uguale? Uguale. Meno uguale. Sì. Quindi non sei preoccupata delle restrizioni, no, italiane? No. Non ho pensato alle regole. Sì, no. E adesso sembra che ci sia di nuovo una ripresa a partire da marzo, diciamo marzo-aprile, da Pasqua in poi. Non sono flussi costanti come eravamo abituati nel passato, con prenotazioni che arrivavano con largo anticipo, quindi ci dobbiamo adattare molto velocemente a queste situazioni. Allora, onorevole Azzolina, anche nel Movimento 5 Stelle c'è un nutrito gruppo di parlamentari che vorrebbe eliminare il Green Pass veloce veloce, no? Ieri c'è stata, ieri certo, mattina, credo, una riunione dei gruppi. No, allora, io lo so che a volte poi escono sempre le agenzie, però il punto è questo: c'è un gruppo di deputati e di senatori che, come tanti di noi, vorrebbe tornare il prima possibile alla normalità, e questo è condiviso da tutti. Il punto sono i tempi, quindi il presidente Conte, certo, ha detto ovviamente ci dobbiamo tornare con gradualità, come sempre siamo stati abituati a fare, guardando i dati giorno dopo giorno, con un atteggiamento che deve essere sì di prudenza ma anche di cauto ottimismo, perché abbiamo sentito anche diversi virologi che ci stanno un po' incoraggiando e dicendo che la situazione sta migliorando. Quindi la discussione che c'è stata interna al Movimento 5 Stelle, all'assemblea che abbiamo fatto ieri mattina, è semplicemente stata questa: provare il no, più però possibile, io quello che immagino è che se c'è una fronda, un gruppo di persone che dice togliamolo subito, un altro risponde bisogna andarci con gradualità, subito, togliamolo per l'estate, per dire, no, per certo, capire quali sono i termini. Non l'avevano detto subito. Non avevano detto subito, molti avevano fatto delle osservazioni rispetto allo stato di emergenza, perché questo è un altro tema importante, cioè capire se lo stato di emergenza resterà oltre il 31 marzo oppure no. Questo sarà un discrimine poi per le decisioni che dovranno essere prese relative al Green Pass, al mantenimento dice, meno del Green Pass, esatto, sì. Ho capito, quindi qual è oggi il punto? Il punto è che se il 31 dovesse cessare lo stato di emergenza, per il Movimento 5 Stelle sarebbe utile che cessasse anche l'utilizzo del Green Pass? Se la scienza, se i dati, perché devono essere quelli ovviamente a guidarci, ritengono che sia possibile togliere il Green Pass, ovviamente noi seguiremo quello che gli scienziati
ci diranno, come abbiamo sempre fatto in questi 2 anni di pandemia, perché il Movimento 5 Stelle, se posso, si può avere quelli anche che dicono di farlo più velocemente vogliono andare contro la scienza, immagino di no. No, perché a un certo punto c'è una scelta politica. Ovviamente che auspicano che rispetto alla diminuzione dei contagi che in questo momento stanno diminuendo si possa il prima possibile tornare alla normalità per tutti. Allora, il tema è gradualità, onorevole Donzelli. Cos'è che non la convince? Sono tante le cose che non mi convincono. Intanto vorrei chiarire che il Green Pass è una misura politica e non scientifica. E politicamente, secondo noi, ha fallito il proprio obiettivo, che era quello di arginare e contenere la pandemia. Purtroppo sta facendo, magari non è colpa di nessuno, noi pensavamo fosse sbagliato, ma a prescindere non voglio dare colpe. Sono nate anche delle varianti che non erano previste quando era previsto il Green Pass, varianti che bucavano il Green Pass, per cui siamo stati tutti a conoscenza di persone con il Green Pass valido, che non era stato nel frattempo annullato, che erano positive al Covid, e persone negative al Covid che non avevano il Green Pass che gli tornava. Persone con il Green Pass che erano contagiose e venivano contagiate, persone senza Green Pass che non erano né contagiose né contagiate. Quindi diciamo che lo strumento ha fallito. A questo punto, siccome lo strumento ha fallito nel suo obiettivo, che era il contenimento del contagio, rischia di riuscire invece a devastare l'economia. Perché io, per carità, ho sempre il massimo rispetto e mi piacciono molto i vostri servizi. Sarebbe interessante chiedere se hanno paura del Green Pass e se è stato un freno, non ai turisti che sono venuti, che evidentemente non sono frenati, ma quelli che non sono venuti e sono rimasti a casa loro perché c'era il Green Pass. Perché però tu gli chiedi quanto ti ha creato perplessità il fatto del Green Pass e loro ti rispondono zero, perché io arrivo e faccio E infatti sono venuti, ma gli alberghi sono vuoti, i ristoranti sono vuoti perché ci sono tante persone che non sono venute perché c'era il Green Pass. Ma dico di più. Ma non è che non sono venute perché c'è il Green Pass, scusa. Siamo al paradosso, e questo non lo so, lei ride, però se fosse un albergatore non ride. Dire che non sono venuti in Italia perché non c'era il Green Pass, voglio dire. Sono venuti in Italia perché in Italia ci sono state fatte delle scelte irrazionali che non hanno aiutato a limitare il contagio e hanno fermato l'economia. Mi aprite Elena Testi intanto, per favore? Intanto mettetemela sul monitor, voglio vedere solo se è pronta. Capisco che lei sia allegro, chi ha un ristorante o un hotel non è allegro come lei. Chiedo ai ristoratori se non l'hanno voluto, se non l'hanno preso bene loro il Green Pass per riaprire. Mi sembra che li frequentate poco voi ormai, ristoratori. Certo, lei andate solo a mangiare, ma non ci parlate probabilmente. Lei forse ci va a cena, noi parliamo con chi è disperato perché il governo ha fatto una serie di scelte sbagliate, ma non voglio entrare in questo. Dico che si arriva addirittura al paradosso che in un hotel un italiano, se non è vaccinato, non può dormirci, e uno straniero sì, per dire l'illogicità delle scelte che ha fatto questo governo. Non è che uno straniero, e se non è vaccinato, contamina meno di un italiano. Cioè, allora, io mi permetto solo di ricordare, un attimo solo, perché così parliamo tutti. Io mi permetto solo di ricordare che la scelta del Green Pass doveva sicuramente servire anche a tracciare un minimo i contagi, ma fondamentalmente doveva indurre la vaccinazione. Siamo al 91% di vaccinazione. Azzardare che non ha funzionato, mi pare. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, però diciamo l'obiettivo primario era la vaccinazione, ormai dichiarato da tutti. In Spagna hanno una vaccinazione maggiore dell'Italia o pari all'Italia. Capito, dopodiché poi è sempre complicato paragonare le mele, le pere, i paesi, l'anzianità dei paesi, le patologie dei paesi, cioè quello è sempre un esercizio che viene ma male. Ma lui se l'è fatto, no, il vaccino? Il tema è, a un certo punto, noi decidiamo, Donzelli se l'è fatto, lo ha dichiarato in questo studio, ha detto di essere per il vaccino. Arriva. Da questo punto di vista lui è sempre stato netto e chiaro, dopodiché dice che è contrario al Green Pass, ma insomma mi pare che sia diciamo nel suo diritto. Così. Mi pare che sia il suo diritto. No, detto, a differenza di altre ambiguità, ma invece lui andiamo da Elena Testi, perché dopo Pasqua i turisti che abbiamo visto si stanno preparando a venire per Pasqua, poi ci sarà l'estate, no? Sì. E c'è una questione che pure questa sta tenendo banco, perché c'è il famoso tema delle concessioni balneari. Sì, però direttiva Bolkestein, parliamo di una cosa che avremmo dovuto sulla quale avremmo dovuto mettere mano da 10 anni fa. Non c'è dubbio. 10 anni fa. Credo anche 2 procedure di infrazione dall'UE, certo. Quindi diciamo era ora. E a questo punto una decisione è stata presa. Elena, illuminaci, anche se è stata presa, ma un minuto dopo Salvini ha detto che lui non è d'accordo, quindi insomma si cambierà in aula. Oggi intervista di Centinaio, appunto Lega, sulle spiagge, modifiche in aula, abbiamo dovuto accettare la scelta. Questo è, diciamo, il clima. Prego, Elena.
Eccoci, noi Tiziana siamo in Versilia, lo ricordo, a Forte dei Marmi, scusate, siamo lungo la spiaggia e qui, come dicevamo, l'estate ci sono decine e decine di ombrelloni. In questo momento noi ci troviamo di fronte al Twiga e ve lo facciamo vedere l'estate perché la regia delle immagini a disposizione. Al posto di questi telloni verdi, come vedete, c'è la musica, ci sono le persone che si divertono, ma soprattutto ci sono persone che affittano il loro ombrellone. Però invece scusate, vi sento, ho sentito solo umbriatore, ma continuando, passando dal caso specifico e poi ci ritorniamo, prima vi do un quadro nazionale anche per incasellare, farvi capire. Allora, io vi dico che dati del 2019 ci dicono che lo Stato dalle concessioni balneari percepisce 115 milioni di euro. Appunto. Di questi in realtà ne ha percepiti solamente 83 milioni. E allora cioè, noi ci siamo chiesti, riuscite ad incassarne 83 sui 115. Quanto invece incassano gli stabilimenti complessivamente ogni anno? Allora, l'introito stimato è di 15 miliardi, quindi Tiziana capisci che la cifra è estremamente differente, ma io ho voluto farvi un passo in più per farvi capire e mi sono dilettata in questo, diciamo, ricostruzione, anche per farvi capire gli spazi. Allora, mi perdonerete perché il disegno non è propriamente bellissimo, ma questa è una postazione... super delusso del Twiga. Okay. Allora, ve la mostro. Qui ci sono quattro lettini, questi quadrati che vedete ai lati. Questo sono due lettini marocchini, non è un tavolo da ping pong. Questo è un tavolo dove ci si fa l'aperitivo, dove si beve. E lì c'è addirittura la possibilità di avere una televisione, chiaramente per noi sintonizzata in questo momento su Tagadà. Allora, vi dico, il prezzo al giorno di questa postazione è di 1000 euro al giorno. Ovviamente, perché ve l'ho disegnata? Perché ce ne entrano più di una in questa spiaggia, quello che vedete è la delimitazione del Twiga. Questo significa che il Twiga guadagna all'incirca, su soltanto con una postazione, mettiamo, ne metta 4.000 euro. E allora ci siamo chiesti, quanto paga di concessione all'anno? All'anno paga 617 euro. Quindi di fatto, allora, quindi in questa una media era di una la settimana... situazione. Io voglio conoscere quello che vuole la televisione sulla spiaggia, ma questo è un problema mio, perché lì qualche dubbio mi viene. Dopodiché 1000 euro, diciamo che in qualche giorno, con 4-5 postazioni, tu hai pagato, ma hai incassato, certo, per pagare tutto l'anno, il Twiga costa 17.619 euro. Intendiamoci, il direttore stesso aveva detto paghiamo troppo poco, quindi non è che alcuni gestori degli stabilimenti non lo sappiano, ma sappiamo che c'è ampia contrarietà ad intervenire nella direzione in cui pare voglia andare il governo, da parte dell'onorevole Donzelli. Onorevole Donzelli, io se penso a tutti i soldi che lo Stato poteva incassare, nel frattempo stiamo vedendo le immagini del Twiga in una condizione diversa da quella di oggi, cioè e c'era condizioni Parenzo, normali. Segnalo che c'era anche c'era Parenzo, Parenzo c'era, guardava Parenzo la televisione, no, in spiaggia. Non sono mai andato lì, ma non voglio per ragioni ideologiche. Donzelli, Donzelli. Guarda, diceva Elena, le concessionarie, cioè gli stabilimenti incassano una cifra stimata intorno ai 15 miliardi, lo Stato ha incassato nel 2019 80 milioni. Hai chiuso il ragionamento, prego Donzelli. L'avete chiuso voi, perché in questo ragionamento mancano alcuni passaggi. Il primo, rivedere i canoni, sono tutti d'accordo. Il problema è che il governo e lo Stato non ha mai rivisto i canoni e pensa invece a rivedere a chi dare le concessioni, che è un tema diverso di quanto si paga. Abbia pazienza, Parenzo, provo a spiegare come la pensiamo noi, poi mi dirà come la pensa lei. Questo però non è esatto. No, mi scusi, se mi fa parlare, poi perché dopo lei, io cosa penso io, Parenzo, della Lega, vabbè, sentiamo, lasciamo completare il ragionamento, poi tanto voglio sentire anche l'onorevole Azzolina, prego. Quindi il tema di riaggiornare la quantità di quanto viene pagato per le concessioni, noi siamo favorevolissimi, e se c'è qualcuno contrario ci dispiace per lui, ma andrebbe fatto, cosa che non è stata fatta in tutti questi anni nel frattempo. Esatto. Questa è una carenza dei governi 5 Stelle, PD, della sinistra, che non hanno aggiornato le concessioni. Altro tema invece prendere
alle famiglie che per una vita hanno investito, perché voi fate conti di quanto incassa e di quanto costa la concessione, ma nel frattempo ci sono tutte le spese. Certo, cioè, chi dice però io ci ho speso, è una vita che ci spendo, esatto, che risistemo ogni anno, eccetera, eccetera. Non è che l'unica spesa che ha il proprietario è la concessione. Il proprietario ha fatto un mutuo, investito, si è indebitato, ha creato la struttura, paga i dipendenti, paga la tenuta della spiaggia in quelle condizioni. Certo, è un'azienda e quindi c'è i costi di un'azienda. Esattamente, non è che è tutto il ricavo per loro. E questi costi e questo impegno di queste famiglie ha permesso alle spiagge italiane, oltre al dono della natura, del sole e del mare, di essere delle spiagge ricercate da tutto il mondo. Attenzione, no, scusatemi, se io tolgo a chi ha investito una vita le spiagge e le magari metto sul mercato alle concessioni a chi offre meno o a chi offre di più ma a chi offre meno servizi, e quindi arriviamo a una condizione in cui arriva la multinazionale, la Red Bull, che prende 3 chilometri di spiaggia e fa crollare i servizi, le spiagge italiane perdono di competitività con le spiagge di tutto il resto del mondo e si crea un danno alla nostra economia. Okay. E questo non serve. Allora, queste obiezioni sono le obiezioni che ho sentito anche dai titolari degli stabilimenti, evidentemente molti dei quali, certo, appunto, certo, lamentano: io magari sto qua da 3-4 generazioni, è da tutta la vita che facciamo lavori per lo stabilimento, che investiamo dei denari, adesso non ce lo potete togliere. Però, onorevole Azzolina, se ho capito bene, la legge che è in discussione è una legge che prevede la tutela sia degli investimenti fatti sia dell'aggiornamento dei canoni, certo, è corretto? Sì, è corretto, prevede dei paletti che tutelino le persone che hanno fatto degli investimenti nel corso degli anni, però è anche una norma che apre un po' al mercato. Le cifre le avete viste, le avete dette anzi voi stessi prima, cioè da una parte tutelare chi ha lavorato per anni lì, però dall'altra parte anche pensare all'ingresso di nuovi operatori economici, quindi io penso che possa essere anche una buona norma. D'altra parte c'era anche una direttiva europea che è stata disattesa, come avete ricordato, per troppo tempo, e quindi forse si sta già arrivando in ritardo. E volevi aggiungere qualcosa, David? No, solo al volo. Nel racconto che si sta facendo in questi giorni, si sta facendo passare il messaggio sbagliato che sia in corso un esproprio proletario. Non c'è nessun esproprio proletario. I beni dati in concessione dallo Stato al privato sono dati appunto in concessione, quindi a determinate regole. Ora, che quel canone non sia stato rivisto per anni è un vero scandalo, perché, diciamo così, la lobby non è per me una parolaccia, ma insomma, chi tutela gli interessi dei balneari è appoggiata, come vediamo, da uno schieramento trasversale, tutto legittimo, all'interno del Parlamento. Chiaro. E quindi ha fatto valere la propria... Sì, si chiama lobby. Ma io non difendo gli stabilimenti, io difendo la bellezza. Difende legittimamente, ma non ho detto che lei è un criminale, ho detto che lei legittimamente difende degli interessi di alcuni imprenditori. No, ma però, perché sei un dato di fatto. Che sono quelli che hanno le concessioni. Sono quelli che hanno le concessioni. Ora, dire oggi che noi, a distanza di 15-12 anni, dalla direttiva Bolkestein, che anche lì si diceva semplicemente creiamo nel mercato le condizioni per cui anche il consumatore finale può e entrare, anche altri soggetti possono entrare, perché te la faccio breve, sono bravo, esatto, anch'io a far l'imprenditore, se tu mi dai un pezzo di spiaggia in un luogo fichissimo e me lo fai pagare poche migliaia di euro l'anno e io ti metto il barbecue, i cuscinetti, quello che ti fa i massaggi a Donzelli, e ti faccio pagare e la televisione e ti fa... perché questo non è fare impresa, questo sono bravo anch'io, eppure Donzelli è bravo a fare l'imprenditore così. Ora la Santanchè è stata bravissima a fare il Twiga, perché ha creato un posto fighissimo, un posto che fa tanti soldi, perché ci sono stati anche tanti imprenditori, lei stessa, che hanno creato delle bellissime strutture in posti, con la spa, la piscina, hanno investito un sacco di soldi, però e ha fatto benissimo, infatti, che è una persona seria. Briatore dice: Mi rendo conto, ed è una persona seria, dice, da imprenditore mi rendo conto devi chiudere che guadagno troppo. Che guadagno troppo poco. Che davanti all'Abbonino, Parenzo, chiudo. No, dico, no, devi ma io chiudere. Se c'è Abbonino mi fermo e la ascolto, perché basta. Solo per dire che però l'Europa non è cattiva, non c'è nessun esproprio proletario, c'è il mercato da rimettere al centro e che aiuta il consumatore. Allora, dire invito è promessa fatta. Saluto e ringrazio l'onorevole Donzelli, saluto e ringrazio l'onorevole Azzolina, David Parenzo torna presto. Grazie. Vedo Emma Bonino ed è sempre un piacere, la saluto intanto mandando baci, qualche minuto di pubblicità. Buongiorno. E arrivo da lei.
Eccoci qua, siamo di nuovo in studio ed è con piacere che ritrovo a Tagadà Emma Bonino, volto storico del Partito Radicale, autorevole rappresentante di Più Europa. Ben trovata Emma Bonino. Grazie mille e grazie a tutti voi. Allora, io vorrei che lei ci aiutasse a capire cosa sta succedendo rispetto ai referendum. Ricordiamo che la Corte Costituzionale si è espressa nel merito di 8 quesiti referendari, 5 sono passati, 3 invece no. I 5 che sono passati, su quei 5 si dovranno esprimere gli italiani, probabilmente tra il 15 aprile e il 15 giugno, e bisogna vedere se si raggiunge il quorum. Adesso però, prima di entrare nel merito dei quesiti, io le voglio fare una domanda preliminare. E dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale, lei è parzialmente soddisfatta, soddisfatta o totalmente insoddisfatta? Così, perché, così prendo le misure. Io sono soprattutto enormemente dispiaciuta, per non dire affranta, se penso a quei malati gravemente sofferenti e le loro famiglie che aspettavano con grande speranza di poter finalmente, e che sono evidentemente rimaste deluse per non dire di peggio. E qui siamo già nel merito di uno dei quesiti, che è quello relativo al fine vita. E ci arrivo, perché poi ovviamente mi interessa molto parlare di quello che credo sia il tema per certi versi più delicato, più difficile, perché ha a che vedere con la vita e con la morte. Quindi ci arriviamo, ho molto interesse a sentire la sua opinione. Però le chiedo ancora, Giuliano Amato, quando è diventato, in realtà pochissimi giorni fa, presidente della Corte Costituzionale, ha detto testualmente, le leggo, dobbiamo impegnarci al massimo per consentire il più possibile il voto popolare. È banale dirlo, ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell'uovo per buttarli nel cestino. La mia domanda è, invece la Corte Costituzionale ha cercato il pelo nell'uovo o ha ragione Amato quando dice alcuni quesiti erano scritti male? Ma effettivamente il comitato promotore ha fatto proprio qualche ora fa una conferenza stampa proprio sulle questioni giuridiche attinenti a questi referendum respinti, che io trovo molto convincenti. Penso anche che io non ho, bisognerà ovviamente aspettare le motivazioni che ci metteranno un po' ad arrivare, ma ci sono cose che proprio non capisco. Quando si dice sull'omicidio del consenziente no perché non tutela la vita, io non capisco cosa vogliono dire, perché i paletti li ha già messi la Corte Costituzionale precedentemente, quindi non, i minorenni, i fragili psichicamente, chi è sotto alcol e droga. Quindi i paletti già c'erano e quindi non ho capito perché... Cioè non può essere che io aiuto a morire un ubriaco che mi dice in quanto ubriaco aiutami a morire. Quel paletto c'era già. Alessio, aiutami, di cosa stiamo parlando? Perché il quesito chiedeva di eliminare le disposizioni relative ad una legge che attualmente esiste, esatto, no? Esatto, sì, tra l'altro abbiamo anche i cartelli, eccoli lì, possiamo vederlo. Chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui è punito con le disposizioni relative all'omicidio 575-577, esatto, se il fatto è commesso. E questi sono i confini che diceva la Bonino. Sì, esatto. Contro una persona minore degli anni 18, contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità, per l'abuso di sostanze alcoliche, questo è... Poi la violenza... Quello ubriaco, per le droghe, quello che si è preso gli stupefacenti.
contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza. Ed è la riformulazione, per essere un po' tecnici, dell'articolo 579 del codice penale, così come ipotizzata dai promotori, quella che avete visto nel cartello. Quindi da qui la perplessità, mi pare di capire, di Emma Bonino, cioè i confini erano chiari, dice lei. Sì, e il quesito referendario non toccava proprio questo comma 3 che dà questi paletti. Per cui io non capisco cosa voglia dire non tutela la vita, lo vedrò forse nelle motivazioni, ma per il momento il mio scetticismo è piuttosto forte, alto e netto. C'è una questione che pone Amato, Emma Bonino, proviamo a ragionarci insieme. Intanto il presidente della Corte Costituzionale che fa conferenza stampa è una roba abbastanza irrituale, magari positiva, però certamente irrituale, e quindi anche su questo le vorrei chiedere un'opinione. Ma c'è un passaggio che fa il presidente Amato relativamente proprio a questo quesito, quello sul fine vita, quando dice che apre all'impunità penale di chiunque uccide qualcun altro con il consenso, sia che soffra, sia che non soffra. Cioè il discrimine per Amato è, forse dovevate specificare che questa legge si applica a chi sta soffrendo e non in generale a chiunque altro, benché vi siano le specifiche che abbiamo letto. Prego. Sì, intanto il referendum non è propositivo, quindi noi non potevamo proporre proprio niente. Il referendum è abrogativo, in Italia, certo, come si sa, sono abrogativi. Quindi che si potesse, si dovesse aggiungere, quello lo vedrà qualcun altro, forse il Parlamento, se mai avrà il coraggio, ma certamente non è il comitato promotore di un referendum che per Costituzione è solo abrogativo. E ripeto, questo comma 3 che dà già i paletti dell'articolo del codice penale, il referendum non lo toccava proprio, non lo toccava proprio. Poi c'è stata tutta una polemica che mi è molto dispiaciuta, nel senso che il presidente Amato è come se ha detto sostanzialmente: voi avete imbrogliato la gente perché avete raccolto sull'eutanasia legale e non sul omicidio del consenziente. Mi è molto dispiaciuta per tre ragioni. L'eutanasia legale non esiste nel nostro ordinamento, quindi non si può abrogare, di tutta evidenza. I titoli del quesiti referendari non li dà il comitato promotore, ma li dà la Cassazione. Poi nelle campagne politiche io posso anche parlare dei referendum Tortora o Pannella o quello che è, ma il titolo che sta stampato sui moduli dove la gente ha firmato, e quindi non è che gli italiani sono tutti cretini che non leggono, lo dà la Cassazione. Quindi questo insinuare, insomma, che abbiamo, che ci fosse in qualche modo un imbroglio perché persone, si usava la questione dell'eutanasia, questo è il titolo di una campagna politica, ma il titolo del quesito lo dà la Cassazione. Né si poteva fare sull'eutanasia legale, perché l'eutanasia legale in Italia non c'è. Quindi non si può abrogare. Non so se mi sono spiegata. No, è chiarissimo, è chiarissimo, è chiarissimo, anche perché abbiamo ribadito più volte: i referendum sono abrogativi, cioè io non posso, io cittadino, immaginare di introdurre cose. Posso chiedere che alcune cose che già esistono vengano eliminate. In questo caso si interveniva su un articolo di legge con i paletti che vi abbiamo letto. Così per chiarezza, poi ognuno ovviamente ha l'idea che ritiene, però questi sono i termini del ragionamento. Che succede adesso? La senatrice Bonino ha fatto riferimento alla conferenza stampa che c'è stata con Marco Cappato, che è tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, i presidenti dei comitati referendari. Sì. Cappato è stato molto deciso nel commentare i referendum bocciati su cannabis e eutanasia, ha parlato di valutazione e decisione politica da parte della Consulta. Allora, adesso poi torniamo anche al merito di altri quesiti su cui prima interessa di conoscere l'opinione di Emma Bonino, però le chiedo prima,
Bonino, punto 1, irritualità della conferenza stampa di Amato. Sì, l'ha considerata anche lei irrituale, l'ha considerata scritte. Una buona notizia, mi dica quello sì. che ha pensato. Questo non lo so, il rituale è sicuro che sia irrituale. Peraltro la Corte non ha fatto neanche il comunicato stampa che normalmente su questi referendum che normalmente si fa. Detto questo, io sottolineo che alcune cose dette dal Presidente Amato sono veramente sbagliate. Il Presidente Amato, tra le altre cose, ha in qualche modo bacchettato il Parlamento, nel senso che ha detto poi ci sono dei temi che sono temi valoriali sui quali sarebbe il caso che i parlamentari si dessero da fare e facessero delle leggi, le modificassero, decidessero. Si può dare torto ad Amato da questo punto di vista? Ovviamente no. E noi siamo i primi a denunciare questa cosa, perché da anni le abbiamo provate tutte. Proposte di legge di iniziativa popolare, emendamenti in aula, disegni di legge in aula. E non si è mai riuscito a sbloccare alcunché. Adesso tutti a dire, no, ma bisogna che intervenga il Parlamento. Sentite, lo vorrei anch'io, ma se devo essere sincera non ci credo finché certo. non vedo. Non ci crede. Perché, tra l'altro segnalo... intorno. No, ma neanche se vedo. No, segnalo che oggi in Parlamento è una specie di giorno del giudizio. Perché c'è la discussione sugli emendamenti proprio a proposito del fine vita e c'è il primo emendamento che potrebbe invalidare tutto e pare si voti con voto segreto, che almeno invece uno ci mettesse la faccia apprezzeremmo sì. tutti, no? Perché intendiamoci, il tema è delicato, delicatissimo, dopodiché però siccome i parlamentari sono eletti dai cittadini e rappresentano noi, io lo vorrei vedere uno che cosa sceglie e che cosa decide, no? È preoccupata? La affosseranno, secondo lei? Senta, io non voglio fare la Cassandra del malaugurio, ma secondo me oggi alla Camera dei Deputati non succede niente. Non so neanche se sta al terzo o quarto punto dell'ordine del giorno, non so neanche se ci arrivano, per dire la verità. E ritengo, ed è veramente da sorridere amaro, pensare che adesso tutti si eccitano e tutti promettono che se ne occuperà il Parlamento. Io ci crederò quando lo vedrò, perché tutte le volte così. Tagliamo i parlamentari? Sì, è una schifezza, però poi facciamo una riforma complessiva. Visto niente voi? Io no. Sulla giustizia, fine carcere mai, fine pena mai, ma sì, adesso sì, è una schifezza effettivamente, però faremo una riforma sì. complessiva della giustizia. Avete visto qualcosa o io sono particolarmente cieca? Quindi insomma non è che sono San Tommaso, ma vedrò quando ci crederò. E peraltro non vorrei che andassimo nella fretta eccetera eccetera a fare delle leggi più restrittive ancora, perché questa è l'aria che tira sui diritti civili, nel silenzio ovviamente dei cosiddetti progressisti che hanno sempre detestato i referendum e che quando siamo riusciti a fare abbiamo dovuto tirarli con la gru, ma veramente con la gru. Però mi lasci anche dire che a me politicamente il messaggio che è stato mandato è inutile che vi eccitiate, vi impegnate in politica, tanto non conta niente, non servirà a niente. E in un paese che già non va neanche più a votare, nel collegio di Roma supplettive ha votato l'11%, tanto per essere... non si è certamente incentivato una volontà e una predisposizione. Le devo chiedere due telegrammi che stanno dentro questo suo ragionamento. Quindi in qualche modo quando Cappato dice che la decisione della Corte Costituzionale è stata decisione politica, dice una cosa che lei condivide? Sì.
Sì, sì, non con nessuna durezza, so peraltro, come sappiamo tutti, che una serie di giudici della Corte la pensavano diversamente, per esempio. Quindi si sembra che 4 o 5 la pensassero altrimenti, che non sia stata una valutazione all'unanimità. Sì, no, e 3 erano incerti. Però certamente il risvolto politico io lo vedo forte e chiaro. Un risvolto politico che quale origine ha? Tenere le cose come stanno, non disturbarci, qual è il... Non lo so, io non... Ma insomma, il referendum, come le dicevo prima, al Palazzo non sono mai piaciuti. Ma a questo punto le persone andranno a votare, si raggiungerà il quorum rispetto ai 5 quesiti che sono rimasti in piedi? Io non ne ho la più vaga idea, può darsi anche che la gente si dica, ma insomma è inutile, tanto non cambia niente. Perché è il messaggio che io credo, da quanto sento, è stato mandato e recepito. È inutile che firmiate 1.200.000 poveracci al 40 gradi all'ombra d'estate. Ero al mercato di Orbetello, 40 gradi all'ombra, un sabato mattina, e c'era una fila per firmare che non finiva più. E quindi c'è stato, forse la gente è stufa della politica di palazzo. Ma e quindi magari tornerà a votare, vediamo, la vita vediamo. Di ogni giorno. Emma Bonino, è sempre un piacere, grazie per essere stata con noi. Grazie davvero, andiamo in pubblicità qualche minuto e torniamo con le vostre bollette, grazie, che guardiamo passo passo. Grazie ad Emma Bonino, grazie. Arrivederci. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda, bentornati a Tagadà. Vado a salutare Gianluca Brambilla, imprenditore, non ci vediamo da un po' di tempo, ma non può essere cambiato così, no, perché avevo qui nel video un'altra persona, Brambilla, e non la riconoscevo. Perché? È successo qualcosa, no, adesso le faccio vedere, perché io ho salutato lei e nel frattempo avevo qui nel video alla mia destra un'altra persona che è precisamente l'onorevole Brando Benifei del Partito Democratico. Sì, siamo un po' diversi. No, la barba c'era, però diciamo mi sembra l'unico elemento, ma non ce l'ha Brambilla. Brambilla non ha indicizzato l'età all'inflazione. Nella mia testa adesso Brambilla non si sa perché. Comunque ben trovati tutti e due, l'onorevole Benifei del Partito Democratico. Fatemi vedere Carlo Cambi. Chissà chi è lui. È biondo, adesso. Carlo Cambi è Carlo biondo. Carlo Cambi biondo con i capelli, ciao, a caschetto. No, eccolo, eccolo. Carlo, ecco. Cambi, la verità. Ben arrivato. Ciao. Allora, dopo gli ombrelloni, intesi come concessioni balneari, oggi il governo torna ad occuparsi di che cosa, Alessio? Caro energia, caro bolletta, caro materie prime, dopo i dati che sono arrivati dell'autorità che fanno, per l'energia, diciamo, piuttosto impressione. Ce sì, li abbiamo? Sì, sì. Dammi facciamo qualche vedere riferimento, almeno come titolo. Sì, diciamo. Primo trimestre 2022 su primo trimestre 2021, lo vedete in grafica, 131% di aumento per la luce, 94% del gas. Ora, Brambilla, mi aiuti a spiegare che poi questo dato non vale solo in assoluto, cioè vale per tutti noi in assoluto, ma ovviamente per un'azienda che utilizza moltissime energie e che quindi nei suoi costi ha un costo equivalente al 20% delle spese costituito dall'energia, quell'aumento lì diventa praticamente insopportabile, corretto? Sì, ci sono delle aziende che con un aumento così importante dell'energia, la componente costo dell'energia sul totale del costo del prodotto che loro erogano è tale per cui azzera i margini, ammazzera quella parte di margine che di solito si utilizza per i cosiddetti costi fissi, no? Perché l'energia è tipicamente un costo variabile, varia al variare della produzione. Certo. Più produco, più consumo energia, mentre ho dei costi fissi. Se io ho in affitto un immobile, il contratto di affitto a quel prezzo vale, certo, per tutto l'anno, voglio dire. Non è che varia se io produco di più.
Quindi questa è una componente che per alcune aziende è talmente strategica che ormai ci sono aziende che minacciano la chiusura. Cioè le quali non perché conviene più produrre perché non riescono a rientrarci. Mi aiutate Luca, mi aprite Luca per favore. Luca, domani esattamente in che direzione sappiamo che potrebbe andare il Consiglio dei Ministri? Che si occuperà appunto delle bollette? C'è qualche domani elemento? Domani ci sarà il Consiglio dei Ministri, ce l'ha detto Mario Draghi che, annunciando che sarebbe rientrato prima dal Consiglio Europeo proprio per predisporre gli atti, ci sarà anche una conferenza stampa. Sostanzialmente sono tre gli interventi che il Governo sta cercando di fare, c'è stata anche una riunione con Mazzotta, il ragioniere generale del Ministero dell'Economia poco fa qua a Palazzo Chigi con Franco e Garofoli. Devono capire quanto è l'entità dell'intervento su famiglie e imprese. Ci sono davvero questi 7 miliardi che Salvini già giudica. Cioè, Salvini ne chiede 8, ma insomma diciamo si parla tra i 4 e i 7 e quindi bisogna capire quant'è il numero vero. Sì, che però ce ne sono di mezzo 3 tra 4 e 7. Sì, certo. No, poi non è che sono pochi. Poi bisogna capire quali sono gli strumenti per potenziare la capacità estrattiva di gas italiana, per renderci diciamo, nell'immediato o in brevi tempi un po' più autonomi. E poi ci dovrebbe essere un terzo provvedimento più di lungo, ancora più di lungo respiro e quindi di effetto meno immediato sulle bollette, che potrebbe riguardare un alleggerimento normativo sulle rinnovabili. Però per mettere a terra questi provvedimenti servono ancora alcune ore cruciali di lavoro a questo punto, che hanno richiesto la presenza di Draghi, che ha lasciato anticipatamente il Consiglio europeo a Bruxelles. E nel frattempo, ce lo ricordava anche Luca, Salvini ha già detto servirebbero almeno 8 miliardi, quindi ha alzato un po' la posta. Brambilla, una cifra che lei considera dignitosa in questo momento per dare una prima risposta, mi dica un numero che poi sentiamo Benifei. Più che dire un numero, esprimo un concetto. Se questi 8 miliardi verranno spalmati a pioggia su famiglie e su aziende, indipendentemente dal loro problema di essere energivore, vorrà dire che le energivore muoiono lo stesso. Onorevole Benifei? Io credo abbia ragione chi ha parlato subito prima di me, il nostro imprenditore, a dire che serve differenziare, identificare chi ha realmente maggiori necessità. Quindi è un concetto giusto. Io penso che il governo, poiché le risorse non sono infinite, e aggiungo, i dati ci fanno pensare che ne serviranno ancora per molto tempo, cioè la questione non è di breve termine. Sì, non si risolve il mese prossimo. Esatto, bisogna saper indirizzare le risorse verso chi ha realmente bisogno. Parliamoci chiaro, in Italia nei momenti di emergenza soprattutto c'è sempre il rischio di dare risorse a chi non ne ha bisogno, di dare a tutti per poi non dare a nessuno. Lo abbiamo visto in varie fasi, oggi serve precisione su questo, anche magari meno fretta di sparare numeri come fanno magari alcuni leader politici, ma sedersi bene al tavolo anche discutendo con le categorie. Il PD lo sta facendo in queste ore anche con i rappresentanti delle imprese per fare le scelte che realmente servono per far sostenere la ripresa. No, lei dice bene, no? E lo diceva prima anche Brambilla, è evidente, bisognerebbe capire chi ne ha più bisogno. Poi però quando ti metti lì con la carta e con la penna e fai fatica, perché in realtà ci sono le famiglie che magari hanno perso il lavoro ma hanno la casa, le famiglie che erano già in difficoltà, le famiglie più indigenti, e allora lì che fai? Le famiglie le consideri oppure no? E poi ci sono le imprese piccole o le imprese grandi. Poi ci sono addirittura i sindaci. Cioè hanno spento le luci i sindaci, Nardella, Partito Democratico, quindi lo stesso di Benifei, cos'è che ha detto? Il Partito Democratico non ha dato cifre, però pur non avendo dato cifre alcuni esponenti del PD, amministratori come Nardella, hanno criticato i provvedimenti del governo. Nardella ha detto sono necessari, positivi, ma non sufficienti provvedimenti sul tavolo. Chiediamo al governo uno sforzo in più, speriamo di farcela, proverò a parlarne con Draghi e con i ministri, e lo ha ribadito anche poco fa, quindi il secondo giorno consecutivo. No, per cui questo semplicemente per dire quanto poi è complicato individuare quali categorie privilegiare rispetto ad altre. E poi noi ci siamo fatti una domanda, Carlo, ci siamo detti ma quando noi paghiamo la bolletta, noi cittadini, l'impresa di Brambilla, il comune di Firenze, quando paghiamo la bolletta, cosa stiamo pagando esattamente? L'abbiamo scomposta la bolletta, ve lo faccio vedere e arrivo da Carlo Gambi.
Eccolo qua, vedi? Sul sito dell'ARERA, vedi, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Questo è il grafico che dà la ripartizione di come dovrebbero essere conteggiati i costi in bolletta per il primo trimestre. La ripartizione del gas naturale è al 70,38%. Nel 2019 vediamo che nel primo trimestre era 44%. Vediamolo meglio. Nel 2019 il costo del gas incideva per il 44%. Tutto il resto erano tasse, trasporto, gestione e oneri di sistema. Oggi invece il gas è aumentato così tanto che incide per oltre il 70% della bolletta e le altre componenti sono ridotte al 30%. 0,98 oneri, 11,27 trasporto e gestione del contatore, 17,37 imposte. Ad oggi, con lo stesso identico consumo, noi paghiamo quasi il doppio il gas. Ci siamo al 55% in più. Il costo del gas è passato da circa 70 a oltre 137 centesimi per metro cubo e per arginare l'esplosione dei costi il governo ha già stanziato oltre 5 miliardi. Ma quali sono gli effetti concreti di questi interventi sulla mia bolletta? Si vede che sono stati esclusi dalla bolletta gli oneri di sistema. Quindi è questo meno. Vedi che qua c'è uno storno. Ecco. Un piccolo storno, spesa oneri di sistema. Questa l'hanno tolta in effetti, non c'è. Questa l'hanno tolta in effetti. Consideriamo che è proprio un importo minimo, d'accordo? È una cifra bassa in relazione a un aumento del 55%. Cioè. Poi vediamo che hanno applicato lo sconto del 5% dell'IVA. Ma ce ne sono altre che sono rimaste al 22%. Variate. Queste non le hanno... Non le hanno cambiate. Ci siamo? Quindi alla fine è una riduzione minima sul primo scaglione. E basta. Allora, intanto prima l'onorevole Donzelli, Fratelli d'Italia, diceva: Carlo, quando andiamo a scomporre la bolletta e vediamo per esempio lì l'IVA, no, che è al 22%, che c'è un risparmio sugli oneri di sistema, ma stiamo parlando di un risparmio minimo di uno sconto del 5% su una voce di IVA. Fratelli Italia propone, visto che essendo aumentate le bollette lo Stato in proporzione guadagna sull'IVA più soldi, incasserà più soldi, un'ipotesi potrebbe essere quella di rinunciare da parte dello Stato al guadagno in eccesso rispetto allo scorso anno, quindi non incassare tutta l'IVA che dovrebbe incassare. Ora io non lo so se è questa la soluzione o se non è questa, e poi vedo già Bonifei che scuote il capo, arrivo anche da lei, però certo il tema è che poi se tu prendi questi soldi e li prendi con lo scostamento di bilancio, li prendi da un altro capitolo di spesa, insomma questi sempre debito sono, non è che abbiamo l'albero dei soldi. Prego, cambi. Allora, partiamo da un concetto che va ribadito ogni volta: non esistono i soldi pubblici, ok? Appunto, l'albero non c'è. I soldi pubblici sono soldi che lo Stato preleva dalle tasche dei cittadini, a volte fa degli espropri veri e propri, per finanziarsi. Quindi qualsiasi scostamento di bilancio, intervento, eccetera, eccetera, comunque è pagato dal contribuente, chiaro? È chiaro, è chiaro. Oh, seconda cosa, perché non puoi lavorare sull'IVA? Perché poi a Bruxelles ti bacchettano, perché Bruxelles campa su una quota della nostra IVA, ok? Per quale motivo? È pochissimo, però a Bruxelles non pochissimo, te la fanno toccare. Pochissimo. Bene, però dice cambi, a Bruxelles non piace l'ipotesi a Bruxelles. Ma non è quello, okay. È che c'è un mercato unico, quindi l'IVA è collegata in tutta Europa, è un tema un po' più complesso. Infatti, secondo me, la questione dell'IVA è che andrebbe utilizzato quello che si ottiene in più con l'IVA per questi aumenti per finanziare gli interventi e non aumentare solo il debito a carico delle nuove generazioni. Facciamo in modo che quello che lo Stato incamera vada solo... se il Partito Democratico non avesse votato a favore del blocco delle centrali nucleari, se il Partito Democratico, avendo governato gli ultimi 10 anni, il blocco delle centrali in questo nucleari paese, è stato fatto un referendum che il PD non c'era, un piano energetico, ok?
ok? Quindi non, avremmo non so, ottenuto un piano energetico. Ok. Allora, Benefei, è l'ora che la fate finita di dire che la colpa è sempre degli altri. Voi avete governato non è sempre il paese, degli altri, però per esempio paese questo non governo ha un piano energetico. Dovrebbe è vero accelerare o ce l'ha un piano energetico questo paese? Benefei, mi risponda. Esiste un piano energetico in così, Italia? Il ministro sì o no? Carlo, però facciamolo rispondere, perché se continui a fare la domanda diventa complicato. Prego, onorevole Benefei. Allora, il piano energetico, questo paese ha bisogno di farlo aggiornato allo stato attuale delle cose, e questo governo dovrebbe accelerare. Purtroppo è un governo che, per varie ragioni, è un governo di unità nazionale, dove ci sono visioni molto diverse. Noi, ad esempio, riteniamo che oltre a tutto ciò che abbiamo già detto, che mi pare piuttosto condivisibile e condiviso, serve anche accelerare sull'adozione di una maggior misura nel mix energetico nazionale delle energie rinnovabili. E non è una cosa perché ci piacciono le rinnovabili, ma perché hanno anche, oltre a tutti gli altri aspetti che possiamo approfondire, un minor costo. Certo, no, non c'è solo il tema ambientale, c'è anche il tema del risparmio. Però io le chiedo, Benefei, intanto, siccome lei lavora in Europa, no, Parlamento europeo, e ci spiegava adesso perché la questione dell'IVA è una questione complicata, quindi io apprendo con interesse. Io le chiedo, ma negli altri paesi europei la situazione è la stessa che stiamo vivendo in Italia? Hanno gli stessi rincari? O loro, per esempio, un piano energetico, stanno più avanti con le rinnovabili, hanno le centrali nucleari e quindi risolvono altrimenti, sono più autonomi. Mi aiuti a capire? È un punto importante che ovviamente è diverso a seconda dei paesi, a seconda di chi ha le centrali nucleari, chi ha un piano sulle rinnovabili molto più avanti del nostro, come alcuni paesi del centro-nord Europa. Aggiungo che c'è ad esempio un tema di cui si parla secondo me troppo poco, che le royalties sulle estrazioni energetiche in Italia sono più basse che nella maggior parte dei paesi europei, dunque si potrebbe chiedere di più. Ad esempio, beh sì, questo è un altro tema per cui noi avremo chi trivella da troppo poco allo Stato. Sì, sono costa di meno rispetto ad altri paesi europei, è un dato, poi si possono avere opinioni diverse. Certo, lo spiegavo a caso perché magari non tutti collegano la royalty. Infatti, tranne l'est Europa, l'Italia è, per quanto riguarda i paesi dell'occidentali e del nord Europa, più insomma, meno, sia come sia, onerosa. Brambilla, il risultato è che, mi pare di capire, noi abbiamo rincari così importanti che rischiano di rendere le nostre aziende meno competitive o addirittura di farle chiudere. Perché? Perché non abbiamo evidentemente per tempo immaginato un'autonomia energetica e oggi paghiamo il prezzo semplicemente di scelte non fatte. Per cui tu puoi decidere poi di intervenire con lo scostamento di bilancio, ma manco su quello sono d'accordo in questa, diciamo, complessa maggioranza a cui faceva riferimento Benefei. Però tu puoi decidere di prendere dei soldi, ma siccome la soluzione non arriverà domani mattina, il tema è che tu li dovrai prendere oggi, domani e pure dopodomani. Prego, Brambilla. E poi apritemi il collegamento, allora, per favore, con Elena, che si è spostata dal fornaio. Vediamo. Prego, Brambilla. Allora, il problema esiste anche in paesi importanti come la Germania, e l'industria del vetro tedesca in questo momento in un'enorme difficoltà. Ci sono dei subfornitori dell'industria del vetro tedesca che in questo momento hanno detto ai land: o ci aiutate o se no dobbiamo chiudere, no? Okay. Quindi il sistema della subfornitura del vetro, quindi questo è un grosso problema che hanno anche altri anche paesi, per loro, ovviamente sì. I francesi meno, perché hanno il tema che secondo me però dobbiamo una volta per tutte affrontare, dobbiamo dircelo fuori dai denti, è questo: che la burocrazia comunque gioca un ruolo importante in tutto questo. Perché ti do un dato, cerco di dirlo in modo molto semplice. Io, se in questo momento sul tetto della mia azienda metto un impianto fotovoltaico, io non posso usare l'energia che produco. Non posso fare un reale scambio sul posto. Devo comunque cederla al sistema nazionale, no? Il quale poi me lo restituisce con un prezzo, chiamiamolo, di favore. Adesso ho fatto una sintesi estrema. Sì, sì, invece, chiaro. Secondo me, noi dovremmo dire alle imprese, alle famiglie: producetevi l'energia. Cercate di diventare autonome, no? Nel modo più semplice tecnologicamente possibile anche. E gustatevi, godetevi, usate, dovete usare l'energia che producete a casa vostra.
Questo aiuterebbe tanto il sistema. Invece il sistema, la burocrazia vuole tenere, come dire, una sorta di controllo leviatanico su tutta la produzione dell'energia, e il risultato è temo che ci siano alcune cose che vanno prese in considerazione, come il fatto che non tutte le imprese, non tutte le aziende hanno le condizioni ideali per potersi prendere l'energia e installare sul tetto dell'azienda l'energia, e che quindi lo Stato debba tener conto anche di quelli che non lo possono fare. Però capisco il ragionamento, cioè le complicazioni burocratiche sono un freno oggettivamente poi anche all'evoluzione verso la quale tutti noi vorremmo andare, visto che ci hanno detto che non solo è un bene per l'ambiente, ma è anche un risparmio. Tiziana, solo una battuta. Se, sai perché tu vedi un sacco di palazzi che non hanno l'impianto fotovoltaico? Perché alla fine decide l'assemblea, e se non si raggiungono certe maggioranze non è possibile mettere. È come il CDM. Condominio metta sui pannelli. Brambilla, dal piccolo al grande, come la maggioranza di governo. Il condominio è uguale alla maggioranza di governo. Allora apritemi Elena, per favore, perché voglio riportarlo a terra il nostro ragionamento. Perché poi quando sale la bolletta, diciamo, noi assistiamo a un curioso fenomeno. Crescono le bollette, le aziende vanno in difficoltà, crescono i rincari sulle materie prime, e finisce che le aziende piccole e grandi non ce la fanno a sopravvivere, oppure che devono alzare i prezzi al consumatore. E poi anche lì però vendono meno magari, no? Sentiamo, Elena. Eccoci Tiziana, io innanzitutto ti presento la nostra ospite, Carla Saltini, storica imprenditrice, però prima di darle la parola e farle la prima domanda ti vorrei far vedere per far capire. Qui siamo in una storica focacceria, pizzeria, fanno dolci, questi sono i forni con cui ad esempio vengono cotte queste focacce, queste pizze, forni elettrici di ultima generazione. Lì ci sono delle celle frigorifere dove all'interno ci sono i salumi, i prosciutti, come vedete. Certo. Ora chiaramente ci sono i laboratori, tutto questo ha un grossissimo costo di energia elettrica. Io le chiedo, voi avete visto un aumento della bolletta? E se mai, lei è 60 anni, mi diceva che insieme ai suoi genitori avete un'impresa, avete mai visto un aumento del genere in questi anni? No, le bollette si sono praticamente raddoppiate. Io devo dire che aumenti così non ne avevamo mai assolutamente visti prima. Può fare qualche esempio? Ma è l'esempio, è aumento non solo dell'energia, ma di tutte le materie prime. Io le dico, ad esempio, noi usiamo tutti questi bicchierini, tovaglioli che sono monouso, soprattutto in questi due ultimi anni di Covid, la gente preferisce tutto il bicchierino monouso. Certo. L'aumento con gennaio è stato del 20% sul listino e hanno preannunciato un ulteriore aumento a marzo e un ulteriore a giugno. Io mi chiedo dove arriveremo. Noi purtroppo abbiamo dovuto, come diceva lei, aumentare i prezzi dei prodotti. Abbiamo cercato di resistere, ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo mantenuto invariato il prezzo, per dire, delle storiche focaccine, per dare un segnale alla nostra clientela. Però è assolutamente impossibile farcela senza fare aumenti. Senta Carla, gliela faccio dritta la domanda. Ma se continua così e con questi livelli di costi, voi quanto potete resistere? Non lo so, sinceramente non lo so. Noi andremo avanti a denti stretti il più possibile, però qualcosa deve cambiare. Non vogliamo, secondo me, sentir parlare di ristori, perché non servono a niente, servono a tappare dei buchi. Ma noi abbiamo bisogno di investire e di pensare al futuro. Cioè di una strategia, voi avete bisogno di sapere che il governo ha in testa una strada e che quella strada vi porta ad una soluzione. Anche perché non dimentichiamo che io ho 10 dipendenti fissi e altri 10 durante l'estate arrivo a mantenere 20 famiglie, ma per mantenere 20 famiglie ho bisogno che veramente qualcosa cambi, altrimenti non so come farò. Senta, molte aziende, soprattutto molte piccole aziende a gestione familiare o con pochi dipendenti, mi hanno detto, guarda che tra l'altro abbiamo avuto la legnata dei conguagli, cioè improvvisamente sono arrivati i conguagli delle bollette. E per cifre che mentre prima potevano essere cifre ridotte, adesso sono cifre enormi. È successo anche a voi oppure no? Chiedo. Mi è arrivato un conguaglio di più di 10.000 euro, un secondo conguaglio di più di 5.000 euro, sempre dell'energia sto parlando, e dopo poco una bolletta di più di 3.000 euro. Mamma mia.
questo nel giro di una ventina di giorni. Brambilla, penso che non servano commenti. Io sento la signora Carla e veramente, insomma, faccio fatica anche a capire com'è che uno poi mantiene questo decoro, questa dignità, questa ragionevolezza, perché francamente ti viene da urlare, no? Certo. Oltretutto mi viene da ricordare che ci siamo fatti 2 anni di pandemia. Ora, io non so quanto è stata aperta Carla, ma plausibilmente sarà stata chiusa per dei periodi, poi aperta, poi un po' chiusa, poi un po' aperta, sarà cambiato il modo di vendere, la quantità di venduto. Quindi già uno ha retto 2 anni. Poi dice, finalmente torniamo alla normalità e ti arriva questa batosta qua. Brambilla? Poi arriva la guerra con Putin e siamo nella tempesta perfetta. Esatto. E quindi quando siamo nella tempesta perfetta bisogna capire che le regole del gioco vanno cambiate. E secondo me dobbiamo cominciare ad andare fuori dal confine dell'energia, guardare l'azienda a tutto tondo e cominciare a ragionare in questi termini. Primo, a tutte le aziende deve essere permessa la possibilità per legge di rinegoziare tutti i loro finanziamenti mutui e spalmare in un arco di tempo molto lungo, tanto per cominciare. Secondo, io sono del parere che sia giunta l'ora di fare un giubileo fiscale, cioè finalmente di dire che quei 1.000 miliardi nel cassetto di crediti fiscali non esistono, non saranno mai recuperabili, e facciamo una bella pace sociale dando la possibilità a tutti, con una cifra modestissima e in alcuni casi anche a 0 lire, di togliere, eliminare tutto il debito fiscale che in questo momento c'è sotto forma di cartelle. Lo Stato deve decidersi a distinguere tra l'evasore fiscale, chi non presenta le dichiarazioni, tanto per intenderci, da colui che invece non aveva i soldi alla fine del mese e ha pagato, come la signora probabilmente, prima gli stipendi dei dipendenti e poi magari le tasse, capisci, no? Perché non voleva lasciare le famiglie senza soldi, quindi cominciamo a distinguere questo. Ecco, questi tipi di provvedimenti alleggerirebbero il clima, no? E poi bisogna che noi veramente ci decidiamo a produrre energia. Adesso io dico una cosa che farà ridere... No, aspetti Brambilla, me la dice dopo la cosa, a proposito della produzione di energia. Prima c'è Alessio. Perché sul caro bollette è intervenuto il... No, aspetta un attimo, questa è Elena? Quella è cattiveria pura? Che sono le focaccette? No, c'erano le pizze, le... No, cioè, regia? Non si fa così. No, regia? Io segnalo comunque che noi iniziamo il programma di rispetto... 2, che quindi non è che facciamo il pranzo luculliano, al massimo mangiamo un pezzetto di qualcosa. Tiziana, io per rispetto tua e di Alessio non le ho neanche toccate, le ho solo guardate. Guarda qua. Va bene, tutto a posto. Chiederei alla regia, mi sto sentendo male, ve lo dico. Allora, Alessio. Allora, buona comunque quella pizza. Dai. Il ministro Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, in question time poco fa alla Camera, ha commentato il provvedimento del governo, ha detto che arriverà domani, ha detto che si parla anche di prezzo calmierato per alcuni settori produttivi. Scusami, Giorgetti, hai detto? Sì, per alcuni settori produttivi, senza indicare ancora quali, ma domani appunto ci sarà il Consiglio dei Ministri del provvedimento. Ha detto una cosa non secondaria: il Ministero dell'Economia sta cercando faticosamente di mettere insieme una dote finanziaria significativa, ma a bilancio invariato è molto difficile dare quindi una risposta compiuta e definitiva, quantomeno apre a questa ipotesi, ed è un ministro economico di peso. Allora, onorevole Benifei, le faccio 2 domande. Scostamento di bilancio alla fine sarà inevitabile, prima domanda, perché poi lo sento dire un po' qui, un po' lì, un esponente del PD, un esponente della Lega, e sai, alla lunga uno, no, con un minimo di esperienza dice, vabbè, si farà con scostamento di bilancio, mi dica sì o no. E poi voglio sapere che cosa pensa della pace fiscale. Ha sentito Brambilla, dice, a questo punto ci vuole la moratoria, pace fiscale e poi, che mi sembra quello che chiede Carla, strategia precisa verso la quale si marcia spediti. Allora, sicuramente servirà a trovare risorse anche con manovre di questo tipo. Adesso il governo non sarebbe giusto ora esprimersi in maniera definitiva, però mi pare chiaro che almeno una parte di risorse andranno prese attraverso una sorta di scostamento. Questo lo vedremo a breve, ma mi pare che sia chiaro anche nelle parole degli esponenti del governo. Insisto, come dicevo prima, che bisogna evitare che tutto vada in eterni scostamenti ogni mese, perché questo vorrebbe dire appesantire il futuro del paese per poi investire
non poter investire su altro, quando credo ci sia molto su cui dover investire anche per poter far ripartire l'economia. Dunque servono anche azioni diciamo su altre fonti, anche attraverso pace, le rimodulazioni pace fiscali. Sociale, pace ecco, fiscale, ecco, cioè pace sociale di cui parla Brambilla. Ma allora, sono già state fatte misure, scelte, diciamo, di rottamazioni di cartelle, insomma, lo ricordiamo. Però ora, se posso dire, la cosa più urgente rispetto a questo tema che veniva posto è quello di pensare, come veniva detto, all'azienda nel suo insieme. Dunque, fare come alcune realtà imprenditoriali, ma anche sindacali, stanno chiedendo di ridurre gli oneri fiscali sui lavoratori, fare scelte che permettano alle aziende che hanno maggiori impatti sui costi dell'energia di vedere una riduzione del carico fiscale sugli altri aspetti del proprio, diciamo, conto fiscale nei confronti dello Stato. Dunque, quello sicuramente. E poi insisto, come dicevo prima, andiamo ad aiutare, abbiamo sentito una storia evidente di un'azienda che ha avuto coi conguagli, con i rincari, poi veniva ricordato, è stata chiusa a lungo per via della pandemia, è stata sicuramente avuto anche questo peso, serve che gli aiuti del governo vadano dritti in quella direzione, si chieda anche di più a chi ha fatto extra profitti, alle grandi imprese che guadagnano dall'energia, perché ci sia una redistribuzione dei sacrifici, perché non è giusto che i sacrifici vengano fatti da realtà che poi hanno già, ne hanno già fatti tanti. In Italia c'è chi di sacrifici non ne ha fatti così tanti durante la crisi, le ha aumentate le disponibilità finanziarie, quindi bisogna anche guardare quindi in faccia queste cose. Bisogna scegliere. Voglio sentire Carlo Cambi e voglio dire a Carla Saltini, giusto Elena? Non voglio chiamarla con un nome sbagliato. Giusto. Carla, poi noi, adesso Elena ci porta il numero di telefono, non solo perché vorrei assaggiare la pizza, ma anche perché invece vorremmo seguire, siccome domani ci sarà questo Consiglio dei Ministri, vediamo quali decisioni prendono, poi mi piacerebbe ricollegarmi con lei per capire che cosa ne pensa lei, se lei sente che le stanno dando una risposta oppure no. Vediamo domani che cosa succede, quindi poi con Elena ci organizziamo per ritrovarla. Intanto Carlo, c'è qualcosa che volevi chiedere alla signora Carla o che vuoi commentare rispetto al ragionamento che abbiamo fatto? Alla signora Carla gli vorrei chiedere la ricetta della pizza, perché sono buonissime. Cioè. No, ma fammi fare un ragionamento piccolissimo. Vai. A me fa un po' ridere che ci svegliamo adesso. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, ma non abbiamo mai affrontato il tema di come si alimenta questa seconda manifattura d'Europa. Cioè non ce l'abbiamo una fonte energetica nostra. Abbiamo detto no a tutto e abbiamo continuato a fare i furbi col gas degli altri. Detto questo, la cosa che a me preoccupa non è tanto la tenuta della singola impresa, quello che mi preoccupa è la tenuta complessiva della cultura imprenditoriale nel paese. Vedi, prima voi parlavate dei balneari, tu hai detto 15 miliardi di fatturato a fronte delle concessioni, ma su quei 15 miliardi di fatturato lo Stato preleva 3 miliardi e 3 di IVA e altri 7 miliardi fra IRPEF e IRES. Non è che sono 15 miliardi che la gente si mette certo, in tasca. No, certo, certo, l'abbiamo anche detto, che poi ovviamente il concessionario ha delle spese, ovviamente. Un atteggiamento anti-imprenditoriale nel paese che oggi arriva a scadenza. E sono totalmente d'accordo con te e sono figlia di piccoli imprenditori, quindi diciamo chiarissimo che cosa vuoi dire, so benissimo che cosa capito? Vuol dire questo la fatica della piccola azienda in cui giorno ecco, per giorno lì. Bisogna tenere d'occhio quindi le spese. Quindi io voglio fare i complimenti poi, a Carla, poi non se voglio posso dirti nulla. 800 euro l'anno per una spiaggia a Porto Venere, c'è qualcosa che non sta funzionando, no? Tiziana, quindi lì bisogna intervenire, punto e basta. Siamo allora, d'accordo, saluto e ringrazio tutti gli ospiti, come sempre un piacere, Carlo Cambi, Brambilla. Ciao. Saluto e ringrazio l'onorevole Benifei, che ancora grazie. Non conoscevamo e che secondo me tornerà a trovarci. Con Carla ci rivediamo per forza per commentare quello che decide il governo nel prossimo Consiglio dei Ministri.
Io vi lascio, vedo già lì Goffredo Buccini, un posto... Stai rosication? Un pochino. Stai rosication, un pochino. E fai bene. Allora, facciamolo entrare, che almeno mi faccio l'ingresso con Goffredo Buccini. Se ci avessimo pure la musica, no? Vabbè. Così con gli onori che merita Goffredo Buccini, sento che parlerete di mani pulite. Complimenti per il divano. Hai nuovo. Hai visto? Era un po' che non... Guarda un po' la seduta, dimmi se questa è comoda. Più, non bisogna più sdraiarsi. Io non parlerei prima di sedermi, che mi dici? Beh, però è un salto di qualità notevole. Questo va molto bene. Un notevole salto di qualità. Allora, dopo la pubblicità, mi sa che parlate di mani pulite. Esatto, esatto, confermo, a partire Goffredo, dal libro di Goffredo. Pur essendo giovanissimo, c'era... Sì, sì, era un bambino. Già c'era. Ma piccolo, già c'era. Era un caso di sfruttamento minorile. Esatto, ci esatto. Sì, io sì, me lo ricordo. Sì, piccolo, sì, piccolo, sì, piccolo. Sì. Vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo domani, subito dopo la pubblicità. Tagadoc, com'è che si intitola? Watergate, ma partiremo dalla ricorrenza di oggi da Mani Pulite per fare un percorso tra giustizia, giornalismo... Alessio Ursinger, Goffredo Buccini, dopo la pubblicità.